e anche chi è rappresentante, così abbiamo tutto l'indirizzario. Certo. Io direi, cominciamo, vedo che sta arrivando ancora qualcuno. Domani prendo due, cioè, capito? Avrei preso uguale anche se andavi lì. Non so come si alza, mamma. Non so, non so. Sì, certo. Allora, se siete d'accordo, iniziamo. Vabbè, chiedo a tutti di tenere spento il microfono perché Se sennò posso si così controllare. sovrappongono le voci, per cui gentilmente. Ok, e poi appunto ribadisco, segnate il vostro nome, la vostra mail, il telefono, quello che volete nella chat. Vabbè, io sono Laura di Medicina Democratica e mi presento così. Faccio un pochino un riassunto di questo gruppo proprio perché appunto stasera siamo diversi altri. Allora, questo gruppo che ha voluto lavorare in questo periodo della pandemia proprio, no? Dalla primavera sul tema degli anziani, dell'RSA, è nato all'interno di un percorso che come Medicina Democratica abbiamo proposto a diverse associazioni all'inizio appunto della pandemia per costruire insieme un appello, una denuncia rispetto alla grave situazione in cui la sanità ha dimostrato di trovarsi nel momento in cui è esplosa la pandemia, una situazione che ha visto assolutamente impreparato, no, per tutti a rispondere in modo adeguato e come già oramai fiumi di parole, fiumi di articoli, fiumi di cose sono state scritte, la sanità ha dimostrato di non esserci e tante problematiche sono emerse ed è questo che ci ha portato a metterci insieme proprio per denunciare questa situazione e cercare di ricostruire, di essere propositivi e cercare di ricostruire una medicina che sia attenta alla persona a partire dal territorio e ad arrivare negli ospedali pubblici e non in quelli privati. All'interno di questa proposta è nato questo coordinamento nazionale delle associazioni. Con la campagna Dico 32, che è la campagna che si è occupata della difesa della salute, e ne è nato anche un manifesto nazionale ed ora, come penso molti di voi sanno, c'era anche un'iniziativa nazionale in cantiere che dovrebbe avvenire, l'ultima data proposta era quella del 21 novembre, con delle iniziative regionali che dovevano essere alcune al 7 settembre, poi al 7 novembre, scusatemi, e poi ne parliamo. E purtroppo questa grave situazione in cui adesso stiamo di nuovo incappando con questa chiusura, con il lockdown, ci fa modificare la programmazione. All'interno di questo coordinamento, quindi, sono nati tutta una serie di gruppi di lavoro su diversi temi, dalla medicina del territorio, la prevenzione, l'ambiente, e il tema della cura degli anziani, dell'RSA, proprio per la gravissima strage che c'è stata, no, tra marzo, aprile e maggio e che si sta riaffacciando. Anche ora non mi auguro nei termini precedenti, però la situazione è sicuramente molto grave. Nel corso di questi incontri che abbiamo fatto, ai quali hanno partecipato associazioni che si sono sempre occupate di persone anziane, di difendere i diritti delle persone anziane, soprattutto per la mancanza di cure e soprattutto nella condizione di ricovero nell'RSA, che Che non come si sa mai. sappiamo bene, il ricovero nell'RSA vuol dire rette, vuol dire pagamenti,
vuol dire scarsità di cure adeguate, questo no, prima della pandemia, per cui molte associazioni stavano cercando di difendere i diritti degli ospiti anziani e dei familiari che si ritrovano spesso a dover pagare enormi somme per garantire una sopravvivenza spesso inadeguata. Per cui l'analisi che abbiamo fatto è partita proprio da qua, da questa situazione dove già ne mancava assolutamente tutto un'organizzazione, un processo che permettesse alla persona anziana di essere seguita nel suo territorio in modo anche preventivo rispetto a tutta una serie di ulteriori complicanze e che potesse poi essere seguita nell'ambito sanitario con adeguate cure che rientrassero appunto in quello che il servizio sanitario pubblico dovrebbe dare. Per cui su questo ci siamo confrontati e abbiamo anche delineato tutta una serie di punti che sono poi entrati a far parte di un documento che adesso non so se avete tutti, ma comunque poi lasciando la mail ve lo faccio girare, un documento che ha rimesso insieme proprio questi punti sotto il titolo quali cure sanitarie per la persona anziana, malata, non autosufficiente, cure che devono riguardare il territorio con tutto quello che deve essere fatto nel territorio per poter garantire la prevenzione, la cura, l'accompagnamento anche nell'ambito sociale di relazioni, di non isolamento, fino a quelli che sono poi dei bisogni sanitari più complessi. E questo documento che abbiamo delineato insieme con appunto alcune associazioni, con alcuni dei partecipanti a questo gruppo, è quello che vorremmo anche ridiscutere proprio per a lungo periodo, no, provare a proporre a livello delle nostre regioni dove siamo impegnati un percorso che possa portare a una legge, una proposta di legge di iniziativa popolare che possa portare ad un piano sanitario regionale, che possa portare a una delibera regionale, comunque un qualcosa di normativo che possa rivedere quali sono le necessità delle persone anziane, le necessità di cura e su questo costruire, no, dei servizi adeguati, territoriali, ospedalieri, sanitari, sempre nell'ambito pubblico. È chiaramente un progetto, no, molto grande, molto difficile per come le cose sono organizzate attualmente. Questo è l'obiettivo proprio macro che vorremmo riuscire a riprendere insieme. Chiaramente c'è poi quello che oggi la situazione odierna, quello che la pandemia ha scatenato e quello che continua a scatenare, per cui abbiamo in questo momento la necessità di capire, soprattutto da chi vive attraverso la presenza dei comitati, delle associazioni, capire quello che sta succedendo all'interno delle case di riposo, perché in questo momento sappiamo che comunque la situazione si sta facendo difficile non solo per il virus che sta ricircolando, ma anche proprio per la grave crisi in cui anche le case di riposo sono incappate, con il personale malato, col personale non controllato, con i tamponi non eseguiti sia al personale che agli ospiti, con la mancanza più assoluta di tutte quelle che devono essere le misure per prevenire la diffusione del virus, con una disattenzione nei confronti degli operatori, che sappiamo benissimo sono operatori molto ricattabili perché dipendono, hanno dei contratti atipici, dipendono dalle cooperative, no? E ripeto, in questa situazione dove le case di riposo hanno avuto una diminuzione vertiginosa degli ospiti e una mancanza di richieste, molto del personale è stato anche lasciato
a casa, per cui questi sono proprio operatori. Noi poi, tra l'altro, avevamo tentato di fare una piccola indagine per capire com'era la situazione del personale all'interno delle case di riposo e ci siamo resi conto che chiaramente le case di riposo, le RSA, si basano su quelli che vengono chiamati gli OS, no? Gli operatori sociosanitari, che sono gli operatori numericamente più presenti. I medici sono quasi inesistenti, gli infermieri ci sono in un numero ridotto, ma gli OS sono proprio le colonne portanti dell'RSA e degli anziani, ai quali viene richiesto di tutto e di più, e chiaramente dipendono dalle cooperative, per cui hanno una situazione veramente di condizioni di lavoro molto precaria e molto difficile. Oltre a questo c'è anche quello che la chiusura nuovamente ha generato e sta generando. Ha generato prima, perché la chiusura ha creato delle difficoltà di incontro, dell'abbandono, dell'isolamento, del deterioramento, del peggioramento di molte persone all'interno delle strutture. E oggi questa situazione si sta ripetendo, tant'è che a ottobre, almeno qui in Regione Lombardia, appena c'è stata questa delibera che ha decretato la chiusura delle case di riposo, delle RSA e anche delle RSD, delle comunità, no? Tutti questi ambiti che riguardano persone anziane e con disabilità che devono essere seguite, magari anche persone giovani o medio giovani con problematiche psichiche, con problematiche di disagio sociale, chiusura completa, per cui c'è stato il forum del diritto, il forum del terzo settore insieme alla LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità, che hanno scritto al presidente Fontana chiedendo di rimuovere assolutamente questa delibera, perché era assolutamente inadeguata e che comunque anche dei DPCM che sono stati emessi dal governo, dal Presidente del Consiglio, c'è sempre stato l'articolo riguardante la chiusura dei centri residenziali e semiresidenziali, pensando a dei percorsi che si potessero affiancare in modo di non essere così drastici, ma trovare delle soluzioni intermedie che potessero favorire comunque in modo diversificato, in modo rallentato, però la relazione, la continuità della presenza di un familiare, di altre persone amicali, eccetera, per non lasciare proprio nel completo abbandono, nel completo isolamento le persone ricoverate. Questo non è stato neanche preso in considerazione, questa denuncia, questa lettera che è stata fatta, per cui su questo dovremmo riflettere anche se fare qualcosa nell'immediato insieme. Adesso sentiamo anche le esperienze vostre, però per dire che comunque c'è una fase ora immediata e intermedia che ci porta a verificare quali sono le principali criticità e cercare insieme di poter stabilire quello che possiamo mettere in conto e quello che possiamo fare ora nell'immediato. Io ho ricevuto, aggiungo ancora questa cosa qui, ho ricevuto un po' da diversi di voi della documentazione, in particolare ho ricevuto dalla Toscana, sia dalla CUB Sanità che dall'ospice, c'è presente Alberto, che è quello che me l'ha inviata. Ho ricevuto della documentazione che riguarda le gravi condizioni sia per gli ospiti, per gli anziani, sia per i lavoratori, ai quali appunto non viene fatto il tampone, vengono fatti dei test sierologici che risultano, no, che danno esito positivo, poi fanno il tampone è positivo e quindi, no, andava bene col test sierologico, invece il tampone è positivo e da lì poi comincia tutta la difficoltà della lasciata a casa, sì o no, eccetera. Per cui ho ricevuto documentazione che riguarda proprio queste gravissime difficoltà. Ho ricevuto anche documentazione dal Veneto, ad esempio, Luciano aveva mandato
una delibera regionale che è stata fatta, che è effettivamente interessante proprio perché punta al suo interno alla medicina del territorio, all'organizzazione delle USCA, all'organizzazione delle infermiere di territorio, cioè molto interessante, per cui questo fa parte dei punti che dovremmo poi vedere nel lungo periodo, no? Nel riuscire a ottenere una medicina diversa per persone anziane, così come dalla Maria Grazia Breda della Fondazione Promozione Sociale di Torino, ugualmente ho ricevuto documento che sulla stessa onda, con una denuncia rivolta alla regione per l'inadempienza delle cure adeguate e l'indicazione di quelle che devono essere le cure sia all'interno delle strutture che nel territorio. Non ultimo, c'è stato anche a livello di Regione Lombardia un tentativo da parte del vicepresidente del Consiglio regionale di portare avanti una mozione che è stata proprio messa in discussione questo martedì in Consiglio per impegnare la Giunta a redigere un piano sanitario, un piano, scusate, un piano regionale, sì, un piano sanitario regionale per le RSA, in modo di declinare quello che si doveva fare nell'immediato, i tamponi, i controlli, gli ingressi, cioè tutto questo, e, proprio di immediato, però con l'intenzione anche di aprire ad un dialogo poi per le cure, gli standard, eccetera, ma è stato chiaramente bocciato. Ecco, però comunque qualcosa, no? Si sta muovendo, per cui su questo dico dobbiamo cercare anche proprio di pensare a come possiamo impostare un discorso che vada a creare delle modifiche di carattere normativo a livello regionale. So che anche a livello governativo, lo saprete meglio di me, il Ministero della Salute ha discusso in Commissione Sanità e Igiene tutta una serie di punti per, come posso dire, ridiscutere, per ridisegnare quelli che devono essere gli standard di realizzazione delle RSA, no? Oltre che della medicina del territorio, eccetera. Per cui anche qui c'è un documento che andrebbe visionato insieme e andrebbero fatte delle osservazioni, delle proposte in modo di poter portare avanti un discorso. Ecco, questo era per farvi capire quali sono i contenuti di lavoro di questo gruppo che ha avuto anche un po' di difficoltà perché oltre che al periodo abbiamo cercato anche di fare degli incontri, ma è stato impossibile in presenza. Anche appunto con Maria Grazia avevamo proposto di fare un incontro proprio dei comitati e di tutti in presenza, ma chiaramente abbiamo dovuto soprassedere a questa idea, a questa ipotesi, e la difficoltà è anche un po' quella che le partecipazioni sono sempre state un po', appunto, a volte ci sono delle persone, altre volte delle altre, per cui la continuità diventa un po' complicata. Però io direi adesso cerchiamo di conoscerci e di capire chi è che siamo e cosa stiamo facendo, che cosa ognuno di noi sta vivendo e portando avanti e vediamo appunto di ragionare in un'ottica di un gruppo che possa appunto uscire magari, non dico proprio stasera, però uscire da questi incontri con delle ipotesi rivendicative sia nell'immediato che nel lungo termine. Per cui io adesso direi, perché poi avevamo ancora delle altre cose da dirvi, sia sulla giornata del 7 novembre che su un webinar che si sta preparando, però apriamo la discussione e presentiamoci, no? Ecco, per iscrivervi a parlare, direi mettete nella chat la prenotazione all'intervento, così si segue un ordine. Ok, a voi la parola.
chi rompe il ghiaccio? Posso farlo io, Laura, così mi inserisco? Vai Maria, grazie. Se, sì. non ci sono altre prenotazioni, perché... No, non ne vedo. Anch'io sono un po' imbranata ancora. Scusate, no, mi sono prenotata anch'io, mi prenoto dopo la signora Breda, va bene? Va bene. Non ho visto. Va bene, vabbè, dai. Facciamo un po' a voce e un po' per chat. Dai, ok. volevo aggiornarvi anche rispetto alle iniziative in Regione Piemonte, visto che tanto sono appunto della stessa linea politica. Allora, noi siamo riusciti ad ottenere con il movimento promosso con tra le associazioni aderenti alla Fondazione e il Comitato Vittime della RSA in Piemonte, una diciamo apertura di confronto con l'assessorato alla sanità, perché abbiamo insistito sul fatto che la competenza è chiaramente il servizio sanitario, e anche perché per ora il nostro assessore alla sanità è anche il coordinatore di tutti gli assessori alla sanità a livello nazionale, e quindi abbiamo caldeggiato la presentazione di istanze precise al governo proprio sulla questione di una riorganizzazione complessiva delle cure all'interno del settore sanità. Perché sono partiti sulla spinta ovviamente dei gestori privati che chiedevano ristoro per le perdite che hanno avuto, nel senso che i grandi numeri dei decessi hanno portato al ovviamente venir meno delle entrate su cui loro chiaramente puntavano, con gli effetti in parte quelli che dicevi già tu Laura, che molto personale è stato licenziato o comunque appunto c'è stata una forte riduzione, ma noi abbiamo avuto anche molto personale che è fuggito dalle RSA andando a rispondere alle richieste degli ospedali sia come infermieri sia come operatori sociosanitari, perché uno dei nodi che viene fuori, lo sapevamo già, ma qui adesso viene fuori papale, è che se i contratti di lavoro sono così differenziati, è evidente che le persone chiaramente cercano di andare poi dove viene, per lo stesso lavoro hanno maggiori garanzie e tutele sia economiche ma anche da un punto di vista ovviamente dei diritti. E quindi questo è uno dei nodi sui quali bisognerà appunto puntare, perché il ragionamento che abbiamo già fatto negli altri momenti che ci siamo visti puntava proprio a ricollocare in modo chiave e molto chiaro queste strutture come strutture sanitarie, quindi all'interno del percorso della filiera sanitaria, e quindi con l'organizzazione sanitaria e quindi anche con tutti i crismi delle organizzazioni sanitarie, gli stessi contratti, il lavoro in equip, la possibilità di avere appunto tutta una serie di riorganizzazione dei percorsi. Quindi perché si superi anche il fattore emarginante della RSA, perché poi questo è l'altro problema grosso che si è evidenziato, che sembra appunto che si vada lì soltanto più per morire. Allora, il problema è che come si era riusciti a scardinare sui manicomi, per esempio, il problema, che si sono chiusi, ma si sono date le alternative. Poi stendiamo un pietoso velo su come stanno funzionando adesso la situazione psichiatrica. Però lo sbocco qual era? Era quello di far sì che non ci siano strutture dedicate solo ed esclusivamente a una tipologia di persona che peraltro non è neanche in grado di difendersi e di protestare, perché è chiaro che non c'è interesse e non c'è possibilità di esternare. Per cui se continuano ad esserci maltrattamenti in AS che denunciano e che fanno venire fuori appunto ogni tanto situazioni drammatiche, è perché non bastano le visite dei parenti e quindi questo è il nodo cruciale. Quindi la proposta nostra è quella che nell'immediato ci sia chiaramente una presa di
un carico decisa da parte degli assessorati alla sanità di queste strutture, con una riorganizzazione del lavoro che preveda che il direttore sanitario abbia la funzione di direttore sanitario e quindi possa avere un'equipe al suo da poter appunto organizzare per poter anche intervenire nelle questioni di emergenza. Uno dei problemi delle visite, per esempio, è proprio su questo fronte, perché siccome i DPCM hanno dato alla fine della fiera la responsabilità in capo al direttore sanitario, il quale però non può a sua volta comandare, tra virgolette, sul personale, né poter disporre dei medici perché sono quasi tutti esterni o comunque non dipendono e non si lasciano sicuramente governare da lui, per timore di non saper coprire il problema, visti tutti gli esposti che ci sono stati in questo periodo, hanno deciso di sbarrare l'entrata. Quindi è un problema che deve essere risolto all'origine, per cui vanno, anche noi stiamo lavorando perché siano applicati tutte le disposizioni che comunque favoriscono in ogni caso le visite, come le favoriscono in carcere. Non si capisce perché non si possa fare nelle RSA con tutte le protezioni e i dispositivi, ma contestualmente stiamo battagliando perché ci sia questa già da adesso rivisitazione e riorganizzazione dell'organizzazione proprio delle cure all'interno delle RSA. Perché, e questo vale dappertutto, perché seguendo i casi come facciamo attraverso appunto l'opposizione di dimissioni dagli ospedali fino a quando non arrivano ad avere la RSA in convenzione, abbiamo visto che trincabranca in tutte le regioni comunque la situazione più o meno è la stessa. E il problema della gestione di questi malati solo con i medici di base, che non sono però organizzati con gli infermieri, con gli OS, e non c'è una visione appunto come c'è nelle strutture sanitarie di un'organizzazione del lavoro, crea poi problemi di catena di comando che va a farsi friggere, e quindi ci sono tutta una serie di pecche. C'è poi il problema degli standard, ma su questo credo che sia la luce del sole che il problema è dato dal fatto che sono persone nella stragrande maggioranza con pluripatologie, e quindi è evidente che devono esserci tutte le situazioni. Mi vedete? Mi sentite? Perché io non vi vedo più. Ti sentiamo. Maria. Va bene, ok. Si sente. Niente, ok, vado avanti lo stesso. Per cui sulla RSA io direi se riusciamo appunto a mantenere la linea che ci eravamo dati di chiedere con forza nei confronti delle regioni, ma anche del governo, perché il documento che tu citavi del Ministero della Salute, secondo me, così come scritto, ci porta indietro a prima della riforma della 883, perché sta portando l'ipotesi di dire gli ospedali sono per malati eletti, perché non si capisce a chi debbano rispondere, visto che si parla poi subito di ospedali di comunità, la cui mission è quella di evitare che ci sia l'accesso al pronto soccorso e di mettere il più in fretta possibile. Quindi vorrei capire gli ospedali a cosa servono se io ho una malattia acuta, e soprattutto se sono un malato cronico non autosufficiente, che quindi non posso guarire, e che una volta superata la fase acuta ho comunque diritto ad avere una presa in carico. Quindi l'obiettivo dovrebbe proprio essere quello di programmare un percorso, un unico servizio di cure domiciliari che mi risponda a mano in base all'intensità del mio bisogno, dall'ospedalizzazione a domicilio all'assistenza domiciliare integrata, ma anche con le cure previste dai LEA di lunga assistenza, che prevedano anche un contributo economico, perché io, malato non autosufficiente, non è che mi può bastare solo la visita del medico o dell'infermiere o dell'OS una tantum, perché nelle 24 ore sono dipendente in tutto e per tutto e ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a sopravvivere. E quindi questo è il nodo che secondo me non viene fuori nel documento che tu citavi prima come cure domiciliari. Su questo noi abbiamo
fatto delle proposte di legge, perché è il nervo scoperto, eh? È il nervo scoperto, perché quando si esce dall'ospedale, per esempio, se si fa l'opposizione alle dimissioni prevista dalla legge per chiedere la continuità delle cure, si riesce ad ottenere la RSA in convenzione, ma non si riesce invece ad avere un contributo economico al domicilio, perché siccome al domicilio siamo ricattabili e non possiamo costringere l'ASL a darci il contributo, l'ASL il contributo non ce lo dà, salvo che non siamo poveri, perché il fondo per le non autosufficienze risolve solo il problema a un minimo della popolazione non autosufficiente, perché viene erogato in base all'ISE. Ma se noi andiamo a casa in alternativa al ricovero in ospedale, in alternativa al ricovero in un'altra struttura, è evidente che dobbiamo avere un minimo di ristoro anche da un punto di vista economico per garantirci quelle prestazioni che comunque l'ospedale ci darebbe, che comunque una struttura sanitaria ci darebbe e la stessa RSA ci dà. Per cui questo è, secondo me, il nodo sul quale dovremmo dare veramente battaglia insieme. Abbiamo fatto delle proposte ai nostri parlamentari, ve le faremo avere, perché tre hanno risposto e hanno presentato, anzi ce n'è un quarto che sta per presentarne un'altra. Sulla base di queste quattro proposte si potrebbe appunto fare un rilancio anche nei vostri territori con i vostri parlamentari e cercare di scuotere appunto il governo perché si mettano anche delle risorse proprio per sostenere come sanità, quando è alternativo al ricovero, anche il domicilio. Io ho solo, e poi dopo chiudo, ho solo una riserva che avevo già anticipato l'altra volta sull'utilizzo dell'unità valutativa geriatrica, perché o multidimensionale a seconda di come si chiama nei vari paesi, nelle varie regioni. Allora, questo strumento che era nato appunto col progetto obiettivo tutela della salute degli anziani per essere a tutela delle cure degli anziani, nei territori è diventato uno strumento di selezione. Per cui con sistemi diversi, ma se io devo avere accedere ad una RSA piuttosto che alle prestazioni domiciliari, per quanto scarsi siano, ho uno sbarramento che mi viene portato proprio non solo dalla parte burocratica di compilazione di moduli e quant'altro, ma anche proprio dal fatto che l'obiettivo primo è quello di mettermi in lista d'attesa e soprattutto in base alla mia situazione economica. Per cui vado fuori da quello che è il criterio del servizio sanitario, non sono più un malato, benché abbia tre o quattro patologie come minimo in corso, magari sono anche demente o malato d'Alzheimer, ma mi passano i servizi sociali dei comuni, che applicano i regolamenti dei comuni, che sono in base all'articolo 38, ovviamente contributi che mi vengono dati in base alla mia situazione ISE, e quindi la stragrande maggioranza viene tagliata fuori e quindi fa il ricorso ovviamente a strutture private, con i costi che tutti sappiamo, anche in Lombardia, che oltretutto non paga neanche il minimo sindacale, che è il 50% della retta previsto dai LEA. Su questo ve lo manderò, così non perdiamo tempo stasera. Ci sono state due sentenze importanti della Corte Costituzionale quest'anno, la 62 e la 157, che hanno precisato, proprio rivolgendosi a istanze presentate dalle regioni Sicilia, dalla regione Campania e dalla regione Liguria, che contestavano il fatto di dover finanziare i LEA, dicendo che le risorse le avevano dovute utilizzare per altro. La Corte Costituzionale respinge con appunto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che era stato coinvolto, respinge al mittente la cosa e precisa molto chiaramente che i LEA, compresi quelli del DPCM 12 gennaio 2017, devono essere finanziati perché sono il nucleo irriducibile del nostro diritto alla salute. Sono invece compatibili, in base alle risorse disponibili, solo le prestazioni assistenziali.
E il terzo punto importante dice: se nel territorio non trovate la risposta sanitaria, ricordate che il pronto soccorso è sempre lo strumento con il quale il servizio sanitario garantisce il nostro diritto alla salute. Allora, questi sono i tre fondamentali sui quali dovremo in qualche modo inquadrare le nostre azioni, proprio per ottenere sia il cambiamento nelle nostre regioni, ma anche intervenendo nei confronti del Ministro della Salute, che su questi tre punti non c'è. Non c'è con un contributo e con un riconoscimento di ai malati non autosufficienti della priorità delle cure domiciliari, non c'è con una revisione radicale dell'impostazione delle RSA che devono stare dentro le strutture sanitarie come tutte le altre e non fuori, e non c'è neanche nel richiamo all'obbligo della continuità terapeutica dopo un ricovero ospedaliero. Quindi questi dovrebbero essere i tre elementi su cui credo, in base a quello che già ci siamo scambiato, potremmo convergere per fare delle iniziative comuni. Va bene, ok, grazie. Sì, no, l'importante è che facciamo girare questa documentazione, no? Certo, e certo. Soprattutto costruiamo, io quello che dicevo, una critica insieme, e una esatto. critica propositiva, no? Sia a livello regionale che a livello certo. No, benissimo. Allora, era prenotata, chi era prima che a voce aveva detto? Caterina, che ti sei riscritta anche in chat? Sì, no, in realtà ho mandato un messaggio, mi sono sbagliato, ma ti ho mandato un messaggio privato. Volevo prenotarmi, invece ho mandato un messaggio privato, per cui ho ufficializzato la mia richiesta alle 18:13. Ok, allora è dopo Lavinia, ok. Va bene. Boh, allora parlo adesso o parlo dopo? Letizia. Adesso, Caterina, dai. Sì, allora io mi presento, sono Caterina, mi occupo di demenza da 10 anni. E seguo da circa 2 o 3 anni un profilo Facebook che si chiama appunto Focus Demenza Diritti e Dignità. Mi sentite? Un po' male. Maria Grazia, chiudi il microfono. E sto cercando perché Ok, vai Caterina. Ho provato il microfono prima, sembrava che andasse bene, quindi spero che mi sentiate. Sentirti sì, fa un po' di rimbombo, però va bene. Su questo non posso farci nulla. Allora, dicevo che seguo da diversi anni appunto la questione della demenza e sto cercando di radunare un po' di persone appunto intorno al problema della demenza anche su Facebook da 2 o 3 anni. La questione della demenza si divide, e comunque il problema in generale della malattia si divide in due grandi tronconi. Il primo è quello dell'assistenza familiare a casa e il secondo è quella dell'RSA. Io ho vissuto entrambe le due cose. Non voglio farla troppo lunga, quindi arrivo subito al punto, che è questo. Dunque, no, io parlo come familiare a questo punto. Ci siamo ritrovati appunto all'inizio con lo scoppio della pandemia, che hanno ovviamente escluso subito tutti i familiari, tutti gli estranei dalle RSA, per cui noi siamo stati letteralmente buttati fuori, con diverse situazioni che si sono poi sviluppate a seconda della situazione. Il panorama dell'RSA è variegato al massimo, cioè di tutto, per cui qualcuno ha offerto poi possibilità di incontro con tablet, qualcun altro dietro un vetro, insomma c'è stata una cosa molto mista. In realtà comunque non si è mai allentata poi più di tanto questa cosa, per cui a differenza di tutti gli altri cittadini italiani, i cittadini che sono ricoverati nell'RSA hanno avuto un trattamento diversificato. Questo deve essere molto chiaro. I cittadini che sono dentro le RSA adesso, per la loro condizione di disabilità, stanno vivendo una condizione evidente di segregazione e di isolamento. Quindi noi ci siamo ritrovati come familiari ad annaspare letteralmente nel vuoto, perché non c'era nessuno che ci desse una mano. I vari tentativi, ovviamente, che abbiamo fatto tutti di rivolgerci singolarmente alle varie associazioni di familiari, Federazione Alzheimer, Associazione Alzheimer Uniti di Roma, eccetera, sono tutti miseramente falliti, perché
per cui non abbiamo potuto avere accesso, non abbiamo avuto accesso a nessun tipo di aiuto da parte di nessuno. Niente, quindi alla fine ci siamo praticamente auto, come dire, organizzati. Ci stiamo lentamente avviando verso la formazione di un comitato di familiari e in più stiamo vedendo di sviluppare anche un discorso di contatto diretto con il capo del governo tramite qualcuno che ci potrà dare una mano. Abbiamo diversi contatti, adesso dobbiamo un po' selezionare la cosa. Questo perché, come dicevo prima, poi a parte tutto il discorso organizzativo, gli OS che devono essere tenuti in considerazione, la situazione pandemica, i medici, gli infermieri e tutto il resto, la cosa scandalosa che è emersa ancora una volta in questa situazione ultima è stato il fatto che cioè degli anziani, dei degenti in generale, si parla pochissimo, se non come cifre quantitative. Rispetto al fatto dei decessi, quanti Covid, quanti tamponi, eccetera, eccetera. L'essere umano che è dentro la RSA non viene mai tenuto in considerazione, ma questo ormai è strutturale, cioè è strutturale perché la RSA è strutturata non sui bisogni dell'anziano, ovviamente, ma sui bisogni dell'azienda, cioè dell'organizzazione che si occupa di offrire i servizi. Quindi eravamo veramente in grossa difficoltà perché siamo stati immediatamente appunto ritenuti non indispensabili, anzi portatori di contagio all'interno delle strutture, quindi esclusi immediatamente. Io non vorrei, non so quanto devo parlare, quanto conosciate voi la situazione dell'RSA, quanto mi devo addentrare. Dico velocemente che la situazione è molto spesso assolutamente insufficiente, è carente sotto tantissimi punti di vista. Quindi noi familiari avevamo un ruolo sia di compensazione e di relazione, ovviamente psicologica, ma anche di assistenza pratica. L'assistenza pratica che facevamo noi, anche come sollecito rispetto agli interni, al personale interno, avrebbe in teoria, in teoria dovrebbero farla gli infermieri, ma non la fanno. Quindi la questione dell'igiene, la questione dei lavaggi, la questione di come delle finestre troppo aperte, delle correnti d'aria, di tutta una serie di cose, del fatto che stanno nella cacca troppo tempo, eccetera, eccetera, non è mai presa in considerazione perché la prevenzione dell'RSA non esiste, non esiste. Dunque, per farla breve, appunto, dicevo che ci siamo auto-organizzati. Come? Ci siamo organizzati sulla base del fatto che, grazie al fatto che avevamo qualche contatto con, almeno io li avevo, con degli amici, insomma, inglesi che hanno ovviamente anche loro situazioni di demenza molto pesanti, come del resto ci sono in tutto il mondo, loro hanno però delle associazioni di familiari fortissime, estremamente battagliere, che non si fanno certo mettere in piedi in testa da nessuno, quindi hanno cominciato a martellare col governo inglese presso il segretario di Stato e piano piano hanno ottenuto qualcosa che è ancora adesso diciamo in via di formazione, ma è già un'idea. Su questa idea ci stiamo muovendo anche noi, perché loro cosa dicono? Con modalità molto tranquille, molto serene, però molto persistenti e continuative, dicono che quello che stanno facendo appunto l'RSA adesso è una violazione esplicita dell'articolo 19 della Convenzione ONU, cosa che effettivamente è vera. Abbiamo quindi preso contatti con diversi avvocati per vedere questa cosa come si poteva risolvere. Visto che, ve lo dico, ma penso che lo sappiate anche voi, si sono un po' creati diversi comitati di familiari, non comitati, comunque gruppi, diciamo, di familiari che stanno cercando appunto di rientrare, di ritornare dentro l'RSA. Però la nostra, diciamo, diversità, la nostra specificità è quella che vogliamo, appunto, riprendere un pochino questo percorso degli inglesi, che hanno chiesto allo Stato inglese di smetterla di segregare le persone, perché non si può fare. In realtà questa cosa ovviamente a nessuno ci ha pensato qua in Italia, ma siccome fa parte di una legge nazionale, perché la convenzione ONU è stata
ratificata da una legge nazionale, la legge nazionale ci hanno detto che è superiore ai DPCM. Quindi qui, quando il caro signor, il dottor professor Conte ha detto che ha espresso con i suoi DPCM il fatto che potevano fare quello che volevano i direttori sanitari di tutte le varie strutture, non ha detto una cosa giusta, ha sbagliato perché si è messo contro una legge italiana. Adesso vediamo di portare avanti questa cosa e eventualmente anche di sviluppare qualcosa di più concreto a livello legale. Dopodiché c'è tutto un discorso rispetto alla ristrutturazione dell'RSA che a me personalmente preme molto, perché io sono già sotto minaccia di querela di più di una RSA per quello che ho detto e per quello che ho fatto, perché le RSA godono di uno status che io credo neanche gli ospedali godono di questo status di protezionismo da parte sia delle ASL, sia delle regioni come compagine politica, sia da parte poi in realtà anche della parte privata, nel senso di familiari che pagano materialmente la retta. Quindi la situazione così non può andare avanti, assolutamente. Noi ci poniamo come obiettivo immediato quello di entrare dentro. Chiedo una cosa, visto che qui probabilmente ci sono anche dei medici, se ci possono aiutare, faccio una richiesta esplicita. È possibile, ci hanno già detto di no, premetto che ci hanno già detto di no. Sarebbe possibile verificare o comunque far valere anche questo discorso del deperimento psicologico? Cioè, quello che ci manca è, o che comunque sarebbe utile, sarebbe una prova scientifica, fra virgolette, che in realtà non è molto difficile da trovare dell'effettivo peggioramento delle condizioni dei malati a causa dell'isolamento. Quindi questo ci farebbe molto comodo. Non riusciamo a trovarla perché ovviamente i rapporti diretti dei medici che lavorano dentro l'RSA sappiamo tutti quali sono, sono di stretto contatto e connubio con le stesse direzioni, che quindi diciamo non sono come dire, molto, molto friendly con i familiari e alla fine anche con i signori e le signore che sono ricoverati dentro l'RSA. Però a noi farebbe molto piacere e molto comodo avere un po' d'aiuto da voi da questo punto di vista, per avere un conforto rispetto al fatto che c'è necessità di mantenere un'integrità psicofisica di questi anziani, che adesso è stata cacciata via, calci nel sedere, per volontà dei direttori che avranno anche le loro giuste esigenze di preservarsi quando se un domani dovessero essere chiamati davanti a un giudice come eventuali, come dire, per non aver seguito tutte le precauzioni ed aver introdotto un margine di rischio non necessario. Ecco, noi vogliamo entrare nelle case di cura come personale necessario, siamo noi familiari, anche noi indispensabili come gli operatori. Quindi, se gli operatori danno una forma di assistenza di tipo materiale, noi diamo una forma di assistenza psicologica. Non possiamo dire che diamo apertamente, non lo possiamo dire che diamo anche facciamo anche assistenza pratica e materiale, perché sennò questo vorrebbe dire colpevolizzare e accusare l'RSA, non lo possiamo fare. Però è possibile conteggiare e far valere in qualche modo anche da un punto di vista scientifico il nostro apporto? Basta. Se qualcuno poi dopo mi vuol dare una risposta, la gradirei molto. Va bene, grazie. Ma non ho capito, ma dove siete? Ecco, noi siamo sparsi perché siamo un po', ci siamo trovati su Facebook, siamo in diverse città, quindi stasera qui ci sono Desiree Porretta che sta a Perugia, c'è una signora Rossella che sta in Sardegna, ho intravisto Danilo che sta a Monza e poi non so chi altro c'è, forse c'è qualcun altro, la signora Raffaella che mi sembra che anche lei sia a Perugia. Quindi noi ci troviamo praticamente tutti i giorni praticamente su Facebook e stiamo attivando lì le nostre cose. Abbiamo saputo della vostra iniziativa, io l'ho saputo da Francesca, che è la presidentessa del comitato, io sto a Bologna, e Francesca sta a Modena, che è la presidentessa del comitato delle famiglie delle vittime della regione. Va bene, ok. Ci potete trovare o col mio profilo Facebook, se no comunque abbiamo lasciato tutti La i nostri mail, indirizzi email. d'accordo, ok. Io lascerei andare avanti la discussione, poi magari ci ritorniamo sopra. Intanto ho visto che Antonio ha messo nella chat il documento, che era quello che avevamo un po' condiviso negli incontri precedenti, ed è quello
che vorremmo che tutti voi vedeste perché è quello che servirà per portare avanti anche un'iniziativa comune. E poi è stato messo anche l'informazione su un webinar internazionale del quale vi diciamo poi dopo alla fine. Ok, adesso c'è Lavinia. Ciao a tutti, scusate, io non metto il video per ora perché sono in macchina, comunque tra poco arrivo a casa, quindi poi dopo lo metto. Niente, fa abbastanza ridere perché cioè, il mio intervento adesso dopo il precedente perché io sono un medico che lavora in CRA, in una casa residenza, cioè lavoro in una serie di case residenza per anziani sul territorio bolognese e sono un medico che lavora a partita IVA. E sotto una cooperativa. E niente, quello che un po' mi dispiace, cioè nel senso, ho iniziato a lavorare da poco, ho iniziato a lavorare a marzo di quest'anno, anzi a febbraio, ho avuto giusto 2 settimane prima che iniziasse l'emergenza del Covid. E quindi io ho praticamente la vita in casa residenza per anziani l'ho vissuta sotto emergenza Covid, quindi in realtà ho qualche sprazzo delle feste di carnevale, qualche sprazzo della vita precedente, ma so poco, cioè, e i racconti, le foto, tutto quello che veniva fatto precedentemente, e poi per il resto so quello che è successo da quando c'è l'emergenza sanitaria. Io ho iniziato a lavorare, vabbè, con uno spirito abbastanza critico in quest'ambito perché comunque prima di essere un medico sono una militante politica e quindi insomma mi approccio alle situazioni da, diciamo, in maniera laica, cioè è anche abbastanza critica, non voglio parteggiare né per una parte né per l'altra, voglio soltanto condividere la mia esperienza perché poi si riesca realmente a trovare dove sta il problema e anche grazie, insomma, a quello, cioè, non voglio dire che l'intervento di prima abbia detto delle cose non vere oppure che le cose vere siano le mie. Io mi dispiace quando sento parlare delle case residenza per anziani, delle RSA, in un certo modo perché effettivamente io ne ho sempre sentito parlare in questo modo qua, però da quando lavoro con questa cooperativa mi sono resa conto che almeno dove lavoro io la situazione è differente, cioè nel senso non sarei di tutta l'erba un fascio, c'è anche chi riesce a mettere in piedi dei percorsi e dei progetti che tengono conto anche di tante altre cose, oltre che dei bisogni, cioè oltre che degli obiettivi delle direzioni sanitarie e delle aziende. Nel senso che normalmente nelle case residenza per anziani dove lavoro io si lavora in team, cioè ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli operatori sanitari, c'è la psicologa, c'è la logopedista, c'è l'animatrice, insomma ci sono tutti dei servizi all'interno delle CRA che lavorano insieme, cioè la fisioterapista, la fisiatra, per cercare di prendere ogni ospite e trattarlo nel suo, nella sua, nella persona complessiva, non prendendo un pezzettino alla volta, trattando un pezzettino alla volta e non considerando tutto l'insieme, da dove viene, qual è il suo contesto sociale, qual era la sua vita prima dell'ingresso in casa residenza e qual è il suo percorso poi all'interno della CRA e quali sono i suoi bisogni che mano a mano poi si presentano. Penso che non so se questo approccio sia stato organizzato nel tempo, probabilmente è un approccio positivo nato da individui. La mia responsabile medica è veramente brava, cioè nel senso lei è una geriatra che mi ha insegnato ad approcciarmi a questo lavoro in una maniera che trovo estremamente giusta e comunque ho visto anche a livello di tutti gli attori partecipanti all'interno di questo percorso una
preparazione e delle capacità che realmente creano un percorso positivo. E, per quanto riguarda la questione dei familiari, sicuramente ci siamo trovati anche noi con questo problema qua, e per quanto riguarda, cioè non è, dal mio punto di vista, il familiare non è che viene trattato per forza come un soggetto esterno. Se siamo consapevoli dell'importanza che hanno i legami affettivi delle persone all'interno delle case residenza nella loro salute, è ovvio che in questo momento purtroppo non si può sperimentare, perché ne potrebbe andare della, cioè dal mio punto di vista, poi lo metto a dibattito, lo metto a discussione, non dico che è la verità. Per quello che io percepisco è che il rischio che può comportare il contatto con troppe persone, cioè nel senso a noi evitiamo anche l'ingresso magari di altri professionisti, cerchiamo di tagliare il più possibile le visite nel momento in cui le visite anche proprio non so se un paziente normalmente deve fare il controllo oculistico ogni anno, noi adesso in questo momento stiamo cercando di evitare di fare queste visite, ma semplicemente perché mandare fuori dalla casa residenza l'anziano lo mette in pericolo, è un pericolo più alto piuttosto che quello che non fare una visita di controllo. È ovvio che poi per le emergenze è tutta una questione diversa. Allo stesso modo cerchiamo di evitare il più possibile le visite di specialisti e anche il contatto del medico con ogni paziente che non sia strettamente necessario, ma perché si sa che purtroppo se l'infezione del Covid deve venire all'interno di queste comunità chiuse, viene da chi può andare all'esterno. Purtroppo è una cosa terribile, però in questo momento, come dicevo, anche la questione sul fatto se noi vediamo che ce n'è bisogno, cioè nel senso che come Caterina, mi sembra che si chiama la signora che ha parlato prima, diceva se si intravede un decadimento psicofisico, se non si può fare in modo che possa intervenire una visita del familiare per cercare di riattivare uno stato di salute del paziente, noi questa cosa qua la stiamo valutando, cioè nel senso che abbiamo visto che l'isolamento, la lontananza può creare un decadimento psicofisico nei pazienti con determinate patologie e che quindi il contatto col familiare possa essere l'ultima spiaggia per evitare un peggioramento che porti insomma a una strada di non ritorno. Così. Bene. Io direi, però cerchiamo di contenere un po' i tempi, perché se no non ce la facciamo a parlare. No, era soltanto per rispondere, cioè sì, su questa cosa qua, metterla a dibattito, perché non volevo saltare, cioè che l'intervento di prima non venisse considerato, no? Perché No, d'accordo, abbiamo capito e abbiamo capito bene, anche se bisogna un attimino riflettere un attimo, perché cioè, è vero che ci possono essere anche delle situazioni dove comunque si cerca di fare il meglio e si cerca di dare il meglio, su questo no, non ne conosciamo di situazioni così, però quello che si va a criticare è prima di tutto un po' l'assetto RSA, no? Che nasce nel privato e va avanti nel privato come una macchina che deve no, fare un certo tipo di discorso, non tanto di salute quanto di profitto, e questo ha fatto sì che
le organizzazioni sono sempre molto molto risicate in termini di personale, in termini di spazi di assistenza, in termini di tutto quello che, giustamente come dicevi tu, deve servire, ci deve essere un'equipe con una tempistica, un'organizzazione. Oltre a questo si discute perché comunque l'anziano che ha bisogno di determinate cure deve pagarle, no? Per cui c'è anche un po' questo che noi abbiamo criticato e messo in discussione, perché vogliamo che tutta una serie di cure vengano riconosciute all'interno del servizio sanitario pubblico. Questo è uno dei nostri obiettivi. Però adesso non voglio rubare tempo a chi deve intervenire. C'è Letizia dell'Associazione Felicita. Ma scusate, posso finire solo un attimo? Beh, ma proprio un minuto, perché se no non riusciamo a Niente, io valutare. volevo semplicemente dire di considerare che il problema, io penso che sia più che altro un problema esterno, cioè nel momento in cui al di fuori delle comunità chiuse non si riescono a contenere i contagi, allora poi per forza le comunità chiuse si devono adeguare. Perché se invece da parte del governo ci fosse stata un'attenzione che non c'è stata fino adesso, anche noi avremmo potuto, sono arrivata a casa, posso aprire avremmo potuto fare altrimenti, ma questo non c'è stato e quindi ci siamo dovuti trovare in questa situazione. Poi volevo semplicemente aggiungere che io insieme a degli altri cittadini a Bologna proprio perché abbiamo vissuto anche a livello del quartiere una problematica di chiusura dopo il Covid di servizi fondamentali, abbiamo fatto nascere un'assemblea territoriale che parla di salute per il territorio, ovvero di come ci sia bisogno, secondo noi, all'interno del territorio di servizi basati sulla persona, non tanto sui profitti dell'azienda, che rispondano appunto in prossimità ai bisogni della popolazione e ovviamente su questo anche le CRA, le RSA ne fanno parte perché ci sono quartieri della nostra città in cui la popolazione anziana è la popolazione maggioritaria ed è ovvio che la risposta appunto dell'esternalizzazione della gestione delle CRA da parte dell'ASL è una cosa problematica. E con questa assemblea abbiamo deciso di lanciare appunto per sabato 7 novembre un'assemblea pubblica in Piazza Maggiore a Bologna che vuole confrontarsi con la popolazione cittadina, vuole allargare il discorso al di là del nostro quartiere con tutta la città di Bologna e se c'è l'interesse anche da parte vostra di intervenire, ma anche a livello appunto nazionale, come si sta procedendo con le discussioni, le riflessioni e gli spunti anche da altri territori, è un'assemblea che verrà fatta in presenza, in piazza, però ci sarà la possibilità anche di seguirla su Zoom e sulla diretta Facebook. Quindi io adesso magari vi passo l'evento in chat e così se siete interessati a partecipare ci farebbe molto piacere anche avere un vostro contributo. Va Grazie, bene, scusate per la lunghezza. ok, va bene. Allora, Letizia. Eccoci, allora io cerco di fare il più stringato possibile per riguadagnare tempo. Mi presento, Felicita è un'associazione che è nata, diciamo, da un primo comitato che era il comitato delle vittime del Trivulzio che hanno appunto fatto dai familiari di coloro che purtroppo hanno avuto delle grosse problematiche durante il primo periodo dei Covid. E quindi a un certo punto ci siamo coalizzati per avere una forza a livello di giustizia giuridica, eccetera, ma anche per poter avere la possibilità di creare dei nuovi progetti, una nuova visione rispetto agli anziani in generale, questo. E quindi da questo comitato è nata Felicita proprio come associazione per aprire la possibilità a nuovi progetti, ma anche mantenendo sempre il collegamento con i familiari. E dal Trivulzio poi questa situazione, questa associazione ha cominciato a coprire anche non solo la Lombardia, ma anche altre regioni, quindi si è espansa.
Quello che abbiamo visto in questi incontri che abbiamo seguito con Medicina Democratica e con altre associazioni è proprio per cercare di creare dei progetti che siano non solo a breve raggio ma a lungo raggio. Brevemente volevo anche presentare quello che abbiamo fatto a breve raggio, perché nell'ultimo incontro ci eravamo detti cerchiamo nelle nostre regioni di spingere, di aiutare, di promuovere un lavoro sugli anziani, perché si era constatato che il dibattito si era molto attenuato su questo argomento. E quindi abbiamo presentato un libro bianco che è stato sottoposto e presentato in particolare al Monsignor Paglia, che è il presidente della commissione del Ministro della Salute, del Ministero della Salute. Quindi è una persona che sia perché è un monsignore, ma anche proprio perché come sua attitudine è molto presente su queste problematiche. E quindi le abbiamo presentato questo libro bianco sulle storie delle persone che hanno avuto questi grossi problemi legati al Covid e con questa chiusura che c'è stata all'interno del Trivulzio, ma non solo, e poi appunto era proprio una possibilità per creare un dibattito un po' più con argomenti che fossero più precisi e più legati alle realtà che ci sono state. Un'altra cosa che si è fatta il 15 ottobre è quello di essere stati invitati questa volta dal Comune di Milano attraverso l'assessore Rabaiotti, il quale è appunto l'assessore delle politiche sociali, e quindi abbiamo partecipato insieme ad altre associazioni a un dibattito proprio per la presentazione di diverse situazioni legate al territorio milanese in particolare, quindi quartieri con grosse difficoltà, situazioni a rischio non solo per gli anziani ma anche per le persone indigenti, per chi ha problemi psicofisici, eccetera. E questo è stato un primo incontro che abbiamo avuto, di cui poi magari vi mando anche le slide con i punti che sono stati portati al dibattito. E quindi piano piano il problema era proprio quello di ricreare un'attenzione su questi argomenti. Sicuramente il lavoro con Medicina Democratica e con le altre associazioni va avanti e cerchiamo proprio di collaborare in molte forme. Quello su cui ci stiamo particolarmente focalizzando, proprio in funzione di quello anche che è stato detto in precedenza, cioè di alcune situazioni in cui c'è un vuoto, un buco, per cui o si va all'RSA con tutti gli effetti collaterali di come sono organizzate l'RSA, oppure si è assistiti a casa con situazioni molto difficili da gestire, con nessuna assistenza, con tutta una serie di problematiche. Quindi adesso il lavoro, abbiamo creato proprio un team di persone che va a lavorare rispetto al co-housing e alla possibilità di cercare delle possibilità di incontro e di seguire ciascuna persona con le sue varie difficoltà nel crescere delle varie patologie e delle varie difficoltà. Quindi la cosa è proprio questa, di creare anche degli spazi non solo mentali o di legati giustamente anche al personale, ma anche proprio degli spazi fisici che possono accogliere, tenendo presente anche quello che sono le esperienze che ci sono già in Italia, sono poco conosciute e vanno approfondite e messe, diciamo, in comune come esperienza. E anche esperienze dal punto di vista europeo che funzionano benissimo, hanno dei costi molto molto ridotti e assolutamente sono situazioni gestibilissime. Quindi ci fanno mettere in campo la possibilità veramente di non essere costretti per forza a indirizzare
persone che hanno parecchie problematiche solo in determinate situazioni. Questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, che continuiamo a fare. Abbiamo come nuovo vicepresidente Laura Spromonte, che sta partecipando a questo dibattito, in modo da lei fa parte della parte più legata al co-housing, quindi diciamo teniamo presente tutte queste situazioni, tenendo anche il conto che adesso in questa riacutizzazione della problematica legata al Covid è chiaro che i nostri contatti con i nostri familiari sono puntati, ahimè, di nuovo ai soliti vecchi problemi che non sono stati assolutamente né risolti ma neanche presi in considerazione. Per cui siamo di nuovo con un trivulzio che ha 64 persone all'interno del personale che è stato contagiato, quindi tutto quello che è successo nei mesi precedenti è come se non fosse successo, e siamo ancora assolutamente in trepidazione perché non possiamo vedere i nostri cari, non possiamo controllare nulla di quello che succede all'interno di queste RSA, e quindi cerchiamo comunque di mantenere forte la voce dei nostri familiari e di fare in modo che questo comunque rimanga come punto importante, come leva per riuscire a fare cambiare un po' anche mentalità dall'interno, perché la prima cosa che è stata fatta al trivulzio è quello di chiudere ai familiari, come se fossero i familiari ad aver portato il Covid, cosa che assolutamente è stato acclarato che non è stato così. Quindi ancora siamo con questi ragionamenti retrogradi che non favoriscono certo, anzi, personalmente mia mamma, dopo una clausura forzata di 4 mesi, avendo una demenza senile, è tornata indietro. In questi pochi mesi siamo riusciti a recuperare, però adesso purtroppo la situazione si ripropone, quindi non sempre, non certo in miglioramento ma in peggioramento. Quindi questa è la situazione attuale. Sicuramente, ultimo punto, il fatto che l'RSA sia comunque debba essere gestita con modalità da rinnovare sicuramente, ma sicuramente più da un punto di vista della salute e non semplicemente di quello che è l'accudimento, cosa che ha creato tutta una serie di problematiche anche economiche molto forti. Questo è sicuramente uno dei punti su cui Felicità vuole collaborare e vuole dare il suo contributo. Ecco. Grazie Letizia. Chiedo solo un attimo, se me lo consentite, se Antonio può dire due parole sull'iniziativa del 7 novembre di sabato, visto che poi ha lasciato anche delle indicazioni nella chat, se è possibile, in modo che tutti, poi vedo che anche qualcuno magari lascia, se non ti dispiace Antonio, scusate se passiamo, però almeno diamo questa informazione a tutti quanti. Il microfono, Antonio. Allora, okay. Allora il 7 di novembre, come è stato più o meno detto, doveva esserci una iniziativa appunto per riportare gli elementi che noi abbiamo discusso anche insieme con tutte le altre associazioni che fanno parte della campagna Dico 32 del Comitato Nazionale per il Diritto alla Salute. Si voleva fare appunto questa iniziativa regionale lombarda per evidenziare appunto tutti i problemi dovuti alla gestione sanitaria in generale, tra cui chiaramente anche tutta la parte relativa anche alla gestione dell'RSA, che fino adesso sono sempre state considerate fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, che noi invece riteniamo debba rientrare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
si era appunto organizzata questa iniziativa fisica sotto il Palazzo della Regione con l'intento, insomma, di fare una sorta di cordone sanitario, così è stato definito, per sottolineare appunto tutti gli aspetti negativi che il Covid ha evidenziato, ma che in realtà è da 20 anni, insomma, che si sta portando avanti soprattutto in regione Lombardia, ma anche in altre regioni. Questa cosa... Scusa, posso chiedere chi l'ha organizzata? Perché non ho capito bene. Allora, l'ha organizzata appunto il Comitato Nazionale per il Diritto alla Salute, la campagna Dico 32, adesso magari mi metto anche il link una volta finito. E all'interno di questa cosa, appunto, l'idea era quella di fare un'iniziativa del genere. Chiaramente, data la situazione epidemiologica che nel frattempo è peggiorata, oltre anche alla questione chiaramente dell'ultimo DPCM, non è più possibile fare una cosa in presenza, e la nostra idea era quella comunque di mantenere la giornata trasferendo il tutto su web. Per cui una idea che... Scusa, ti chiedo una cosa, ma l'avete deciso voi o è stata la questione? Cioè, è stata disdetta da chi l'ha organizzata, oppure ha negato il permesso alla questura? No, allora la questura ci aveva dato tutti i permessi, anche oggi è stato ribadito il fatto da parte della questura che appunto una iniziativa in presenza sarebbe stata possibile farla, ve lo dico tutto quello che è stata le comunicazioni da parte della questura, non ci ha, a domanda precisa, non ci ha detto non è possibile fare l'iniziativa, ma ci è stato risposto che l'iniziativa è tecnicamente possibile farla e per loro problemi non ce ne sono, ovviamente relativa però alle persone che abitano all'interno di Milano. La cosa però non ci sembra il caso chiaramente di mantenerla, considerate le situazioni e la situazione anche sanitaria. Per cui l'idea che discuteremo in maniera più precisa questa sera in una riunione sarà quella appunto di trasformare l'iniziativa in un'iniziativa via web, per cui richiamando chiaramente le persone, anche i referenti di diverse associazioni che hanno aderito all'interno di questa cosa, per sottolineare la loro posizione che volevano appunto evidenziare in quella situazione, però a questo punto, essendo via web, io pensavo che la cosa si potrebbe chiaramente benissimo anche ampliare, per cui chi anche delle altre regioni voglia evidenziare, sottolineare alcuni aspetti degli elementi negativi della gestione sanitaria generale, sia nelle regioni, all'interno della gestione dell'RSA, piuttosto che altre cose, chi vuole può, secondo me, diciamo così, farci sapere la sua disponibilità. Io invierò a ognuno di loro il link a Zoom, perché a questo punto tramite Zoom poi cercheremo di coordinarci. Questa trasmissione su Zoom verrà poi immediatamente ribaltata su Facebook, in modo tale che, diciamo, la cosa prenda un attimino più di visione anche dal punto di vista generale. Questa è l'idea. Ripeto, stasera metteremo appunto le ultime cose. Chi è interessato me lo può lasciare in chat, in modo tale che così lo ricontatto in questi 2 giorni. Purtroppo, come potete ben immaginare, abbiamo dovuto rivedere tutta l'organizzazione nel giro di pochissime ore e siamo ancora appunto in fase di riorganizzazione per quanto riguarda questa cosa. Stasera comunque la definiamo, ovviamente. Grazie Antonio, per cui chi è interessato lasci la mail, l'avete già lasciata, però lasci la mail in modo preciso, in modo che viene contattato per... Io intanto lascio anche il link all'evento come era previsto mesi fa, perché questa cosa è partita ormai più di un mese e mezzo fa, e per quello che noi pensavamo di farla
diciamo così, dal punto di vista fisico, ecco, perché all'epoca insomma, non immaginavamo che le cose diventassero così in questo genere. Purtroppo io lo so perché appunto sono arrivato in ritardo, appunto perché noi stiamo stravolgendo l'ospedale, perché sta ritornando a essere praticamente tutto Covid, con enormi difficoltà. Certo. Ok. Allora, adesso c'era iscritta a parlare Elena Brugnoni. Elena Brugnoni, buonasera, mi sentite, mi vedete? Non lo so. Sì, sì, tutte e due. Bene. Allora, mi presento, sono Elena Brugnoni dell'Associazione Umana Organizzazione di Volontariato di Perugia. E volevo segnalarvi che in Umbria in giugno è nata ADNA, Alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti, con altre con 8 associazioni umbre che promuovono i diritti sanitari e sociosanitari delle persone che sono malate o per grave disabilità hanno necessità di aiuto per le funzioni quotidiane necessarie alla sopravvivenza. Volevo ringraziare Medicina Democratica perché questa iniziativa è ottima e noi come associazione umana abbiamo proprio pensato che solo l'unione fa la forza, e quindi in Umbria abbiamo promosso questa alleanza pensando poi di cercare anche di costituire se è possibile, e questa è una proposta che faccio, un coordinamento nazionale per promuovere iniziative insieme, ma questa è del resto l'iniziativa di Medicina Democratica. Noi come associazione sottoscriviamo il documento per un'azione comune proposto da Maria Grazia Breda della Fondazione di Torino, e cerchiamo di promuoverlo anche insieme alle altre 7 associazioni dell'Alleanza Umbra per i diritti delle persone non autosufficienti, che sono in gran parte, proprio come diceva Laura Valsecchi, anziani, malati, non autosufficienti, e quindi ecco, il mio contributo questa sera è che come Alleanza in Umbria vorremmo e stiamo valutando di promuovere un'iniziativa che vada in prospettiva a guardare verso il futuro e a porre la questione delle cure di qualità garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. Perfettamente d'accordo che le RSA devono essere, come diceva Antonio, strutture del servizio, dovrebbero essere strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e come del resto ha come dire, anche chiesto Maria Grazia Breda nel suo intervento. E per la nostra alleanza in Umbria due sono gli obiettivi principali: diritto prioritario alle cure a domicilio con un progetto individuale di cura supportato dall'ASL, medico di medicina generale, sostegno dell'ASL, progetto individuale di cura comprensivo di un contributo economico forfettario per garantire alla persona non autosufficiente le prestazioni di cui ha bisogno nel corso delle 24 ore. Ovviamente se c'è un familiare o persona amica volontariamente disponibile a garantire la presenza, la permanenza a domicilio. E poi l'altro obiettivo, garantire cure di qualità in idonee residenze sociosanitarie, e quindi chiedere tutto ciò che Laura Valsecchi e Maria Grazia Breda hanno detto in prospettiva, magari cercare prima di tutto
di ottenere una legge e quindi rivolgersi non solo al governo, ma proprio anche ai nostri parlamentari, perché usciti dall'emergenza sanitaria credo sia importante promuovere un'iniziativa che porti anche a, come dire, a stimolare un lavoro parlamentare per una legge che arrivi a disciplinare sia il diritto alle cure domiciliari, garantendo la necessaria copertura finanziaria, e sia a rivedere gli standard delle residenze sociosanitarie in modo da far sì che in tutte queste strutture siano garantite cure di qualità e sia consentito, come sono d'accordo, anche un accesso ai familiari in modo da farli partecipare anche, anche per l'opera di controllo che i familiari possono esercitare all'interno delle strutture, ma anche di supporto, e questo è stato detto da chi è intervenuto prima di me. E allora, questi sono i due obiettivi. Non sarebbe male, in preparazione della fase, diciamo, di ritorno alla quasi normalità, visto che il Covid ci ha insegnato che è importante avere un servizio sanitario nazionale forte, e che questo interessa tutti noi, ci interessa soprattutto quando diventiamo, ci ammaliamo e diventiamo non autosufficienti. E quindi preparare in prospettiva delle proposte, delle richieste da fare anche ai nostri parlamentari. L'idea che è da valutare, ne stiamo discutendo anche all'interno dell'alleanza che abbiamo costituito in Umbria, è quella di organizzare magari in febbraio 2021 una videoconferenza insieme ad associazioni di altre regioni con la partecipazione di relatori esperti che possano anche evidenziare le esigenze, i diritti esigibili alle cure dei malati non autosufficienti, che sono in gran parte anziani, e segnalare tutti i problemi, e poi in modo costruttivo, lo diceva anche Laura di Medicina Democratica, è importante poi fare delle proposte e magari evidenziare, grazie al contributo di relatori che hanno esperienze positive, visto che comunque, e Lavinia lo ha detto, non si fa di tutta un'erba un fascio, ci sono in Italia esperienze positive sia a livello di cure domiciliari sia a livello di cure residenziali, ed è importante che sia, come dire, siano evidenziati e raccontati i benefici delle cure di qualità nelle esperienze positive. Visto che purtroppo, come ha dimostrato anche la tragedia delle vittime nelle RSA, in tante strutture questi benefici non si vedono, e in molte case sono tantissime le famiglie che sono da sole a gestire l'assistenza e la cura dei loro congiunti malati non autosufficienti. E quindi, ecco, dire che è importante sostenere un lavoro a livello parlamentare, a livello di consigli regionali delle regioni, delle diverse regioni, e un lavoro anche degli amministratori che sono poi chiamati ad attuare in concreto la normativa. E quindi, ecco, il contributo che io desidero dare qui stasera è proprio questo: rivederci, se possibile, costituire un gruppo permanente di lavoro e provare nella prospettiva di un futuro, di un'uscita dall'emergenza sanitaria, a promuovere
un convegno in videoconferenza interregionale sostenuto dalle associazioni interessate che condividono gli obiettivi delle cure di qualità a domicilio e nelle strutture residenziali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, in modo da avere l'occasione sia di un confronto sia di una presentazione di proposte costruttive, e poi magari l'occasione di invitare i nostri parlamentari a intervenire, a dire che cosa intendono fare, impegnarsi in Parlamento per questi obiettivi, ed eventualmente impegnarci, e questo sarebbe una cosa bella, impegnarci a rivederci ogni 4 mesi, anche con chi fra parlamentari e amministratori si è impegnato a lavorare per questi obiettivi, in modo da segnare il passo e dare un contributo che non sia, ecco, solo un'occasione per parlare e fare salotto, ma aprire una strada per un lavoro costruttivo e per un controllo di quello che verrà fatto in futuro, in modo da da realizzare veramente qualcosa che sia costruttivo e utile per le cure sanitarie e sociosanitarie dei malati non autosufficienti, che sono soprattutto anziani. Quindi io spero che questa occasione di confronto si ripeta presto, e spero che si costituisca un coordinamento per promuovere delle iniziative condivise in modo da attuare in concreto i diritti sanitari delle persone malate non autosufficienti. Grazie a Medicina Democratica che ha promosso questa iniziativa, grazie a tutti. Grazie Elena, condivido quello che hai detto, per cui vediamo di costruirlo insieme a partire anche proprio da stasera. Adesso c'è Donatella Ogliosi. Buonasera. Sono Donatella Ogliosi e sono qui a rappresentare l'associazione Diana di Verona. È l'associazione che si occupa dei diritti per le persone non autosufficienti, anziani o disabili. È nata a Verona nel 2016 l'associazione e devo dire che in questo ultimo periodo soprattutto sta incontrando da parte delle famiglie molte richieste di aiuto, perché proprio in questa situazione particolare del Covid coloro che hanno un familiare ospite in una struttura si vedono spesso non solo negati gli incontri, che anche lì la questione è molto particolare, perché ogni residenza ha attuato modalità diverse per consentire le visite o per bloccarle. Comunque, a parte questo, hanno difficoltà anche ad avere delle informazioni sul reale stato di salute del loro caro ospite nella struttura. Noi ci occupiamo appunto di diritti. Quello che effettivamente facciamo e vediamo che dobbiamo fare è informare le famiglie che una figura molto importante che è necessaria per interloquire con le strutture è quella dell'amministratore di sostegno. Questa figura è spesso ignorata da parte delle famiglie, non si capisce perché non sono state adeguatamente informate dai servizi sociali, oppure perché, non so, perché non la vogliono, non vogliono seguire questa strada.
Al momento vediamo che per avere quando ci sono delle risposte, questa figura è molto importante. Mi riallaccio un attimo a quello che ha detto anche Maria Grazia Brega. E, tra l'altro, noi abbiamo sottoscritto il documento dell'azione comune, dell'azione comune che è appunto quella promossa dalla promozione sociale di Torino come associazione, e cioè il discorso dello strumento della unità di valutazione medica. Anche questo è materia molto spesso delle richieste che ci vengono fatte dalle persone, nel senso che effettivamente questo strumento, che dovrebbe essere uno strumento per far accedere le persone alle strutture con le sovvenzioni, in realtà diventa proprio uno strumento di lista d'attesa che, come si dice, fa pesare ancora di più sulla famiglia la presa in carico della loro persona, insomma, della persona non autosufficiente. Le famiglie sono spesso i primi, se non gli unici, caregiver della persona disabile o anziana. Ci tengo a parlare anche della disabilità, scusatemi, della persona disabile, che non è solo la persona anziana. Parliamo anche di ragazzi in età anagrafica, magari anche giovane, che hanno grosse problematiche, autismo, ritardo mentale, cioè ecco, non esistono soltanto le persone anziane come non autosufficienti. E sempre a questo proposito, in questa situazione, purtroppo il nostro progetto è iniziato proprio verso la fine del 2019, quindi ci siamo trovati a doverlo gestire con le problematiche Covid, con le restrizioni del Covid. Abbiamo iniziato a organizzare dei gruppi di auto mutuo aiuto per le famiglie, perché abbiamo visto che condividere le situazioni di difficoltà, sapere che non si è gli unici a vivere quella situazione di difficoltà, consente alle persone anche magari di trovare degli strumenti. No, adesso stavo cercando la fotografia perché l'avevo fatta, ma... Scusate. Trovare degli strumenti proprio in loro stessi per affrontare le situazioni difficili. Le RSA in questo momento sono una situazione fuori controllo, questo è vero. C'è anche da dire che nel tempo hanno cambiato molto anche come tipologia di struttura, cioè si trovano ad affrontare degli ospiti che sono forse molto più ospedalieri che non, come dire, che non il classico anziano che veniva messo nella casa di riposo, no? Perché non poteva essere più seguito a casa o perché non aveva nessuno che lo seguisse. Quindi dobbiamo tenere presente anche di questa cosa qui. Ed è importante che le varie associazioni, le persone che si uniscono in questi gruppi, come stanno facendo adesso, come quelli che ho sentito fino adesso, pensino di farsi voce per queste persone proprio. Farsi voce perché cambi la gestione della RSA, perché venga implementata dal punto di vista sanitario, perché ci sia la presenza del direttore sanitario, perché ci sia una maggiore collaborazione con le famiglie. In alcune RSA addirittura i comitati delle famiglie sono stati eliminati, non sono stati più rinnovati, anche questo è stato un segnale che ha messo molto in allarme le famiglie, perché si sono sentite proprio totalmente tagliate. Ecco, non ho altro da aggiungere, se ho dimenticato qualcosa, vabbè, spero che ci saranno altre occasioni. Intanto penso di, era importante per me presentare l'associazione e ringraziarvi anche di questa opportunità e, come già è stato detto, spero anch'io che si riesca a fare un comitato, diciamo, organizzativo,
di tutte le associazioni sul territorio nazionale nelle varie regioni, anche perché noi a Verona attualmente siamo l'unica presente che ha questo tipo di impegno. Vi ringrazio tutti e vi saluto. Buona serata. Grazie, grazie dell'intervento e grazie anche proprio a tutti, perché effettivamente il fatto di essere così presenti e partecipi ci dà questa possibilità di pensare veramente, di costituire, no, un comitato tra tutte le associazioni e di poter lavorare insieme sui diversi aspetti e sui diversi livelli. Adesso Marco, ma... posso solo fare una precisazione perché ho visto un commento sulla chat, no? Allora, la figura dell'amministratore di sostegno, ci metto due minuti, è importante che sia uno dei familiari che prende l'incarico dell'amministratore di sostegno, perché in questo modo ha il controllo totale. Gli amministratori di sostegno che sono avvocati o che vengono nominati dal giudice perché non c'è nessun familiare che si rende disponibile, ecco, vedo che qualcuno ha avuto brutte esperienze. Io consiglio sempre, consigliamo sempre che sia un familiare a ricoprire questo ruolo e che si renda disponibile. È tutto nell'interesse della persona amministrata. Ecco. Va bene? Okay, grazie, scusate, grazie ancora. Ok, Marco Mazzi. Grazie, buonasera a tutti, anche a tutti quelli che non conosco. Sono cittadino semplice, semplicissimo, sono l'amministratore di sostegno, fratello di un disabile anziano di 77 anni. Di Verona, attorno a 4-5 persone di una casa di riposo, si è creato recentemente un gruppo di 55 famiglie che gestiamo in WhatsApp, e dove avevamo provato a rilevare una serie di problemi che sono un po' tutti quelli che sono già usciti stasera. E ringrazio innanzitutto gli organizzatori, perché ovviamente è l'occasione per evidenziare tutti i problemi. Ma io volevo essere molto molto telegrafico e rapido. Tra l'altro nel gruppo Facebook c'è anche l'associazione Diana, che ha parlato poco fa tramite Donatella Riosi. Noi non siamo un'associazione, siamo semplicemente un gruppo spontaneo, che però ha rilevato proprio quello che dicevate voi poco fa, che la situazione delle case di riposo nel Veneto almeno, ma mi pare di capire in tutta Italia, forse anche peggio, è totalmente fuori controllo dal punto di vista strutturale e organizzativo. Per cui ben venga la possibilità, tramite qualsiasi coordinamento nazionale, di parlare, di provare a stimolare le regioni a prendere in mano la situazione. Noi abbiamo fatto, ve l'ho legata in pochi giorni, perché ci siamo riuniti in questo gruppo circa 15 giorni fa, diciamo che all'inizio possiamo senza paura di esporci troppo, è stato un vomitatoio di disgrazie. Le nostre sofferenze ovviamente penso siano quelle di tutti, le viviamo da anni e abbiamo capito che questa situazione, al di là del momento epidemico e pandemico che ha portato a ste chiusure inusitate e tra l'altro fuori legge a nostro avviso nel modo in cui sono state realizzate, ha rilevato una serie di problemi che abbiamo messo in una lettera che abbiamo inviato alla Presidente della Regione, che non è un governatore, lo ricordo a tutti, al Prefetto, a tutti i sindaci della provincia di Verona e all'USL, ovviamente agli organi dell'USL. Abbiamo rilevato in questa lettera, abbiamo segnalato, essendo loro i primi responsabili della salute dei nostri parenti, dei nostri cari, almeno i capitoli principali delle difformità che ci sono nell'USL del Veneto e di Verona anche, l'attuale isolamento coatto dei nostri cari, lo sappiamo tutti, il rapporto non sempre facile con i medici curanti dei nostri cari, anche se dobbiamo ricordare che noi questa web conference, dove eravamo presenti 50 famiglie e vi dico 129 osservatori che non hanno voluto iscriversi, qui c'erano politici, c'erano varie persone, questa web l'abbiamo realizzata grazie al contributo di medici di famiglia, dei responsabili di medici di famiglia delle case di riposo. Una cosa è l'associazione dei medici, una cosa sono poi gli atti dei medici, che non sempre sono
adeguati a un buon rapporto con i nostri parenti e con noi stessi. Quindi il secondo problema che abbiamo rilevato è proprio il rapporto con i medici curanti dei nostri cari, che sono ovviamente sottoposti a una doppia, a un doppio canale, il canale deontologico, etico, e l'altra parte è il pagamento delle aziende dirette da, almeno nel Veneto, non obbligatoriamente con una direzione sanitaria, dirette quindi da ingegneri, ragionieri, politici, eccetera, eccetera. Abbiamo rilevato quindi l'assenza della presenza forte strutturale della direzione sanitaria, che ha causato una serie di danni drammatici anche in termini di morti e feriti, ovviamente, nelle nostre case. Lo standard del personale di assistenza, che è riconosciuto in un modo, ma realmente nessuno sa effettivamente qual è. Le garanzie di qualità assistenziale che da questo derivano e di formazione stessa del personale addetto. La trasparenza, la puntualità, la modalità dei controlli dell'RSA. Noi pensiamo che i controlli siano pochi, mal fatti e addirittura preordinati, quindi sono dei controlli che servono veramente a poco. I livelli di contribuzione economica richiesti al familiare e anche le diversità di pagamento di queste contribuzioni economiche, dei stipendi degli operatori nell'RSA pubbliche, nelle IPAB dove partecipa il comune, e nelle IPA pubbliche, nelle IPA dove partecipa il comune e nelle RSA private. E quindi anche la trasparenza delle case di riposo delle RSA, perché la maggior parte, almeno da noi, ma penso che sia così in tutta Italia, siano delle fondazioni, e tutti sappiamo che le fondazioni dal punto di vista economico sono grandemente nebulose sul piano della trasparenza. Ecco, con questa lettera che vi ho legato, noi abbiamo chiesto anche comunque tre cose concrete, che saranno poca cosa, però forse possono essere per qualcuno di utilità. Che abbiamo chiesto alla Regione di garantire immediatamente in ogni struttura RSA del Veneto, sia accreditata, convenzionata, privata, pubblico, la presenza di un nostro rappresentante, un rappresentante dei familiari, perché molte strutture non ce l'hanno, almeno da noi, di inserire una rappresentanza dei medici nelle task force che sono state costituite nelle province, perché da noi i nostri medici, che tra l'altro sono nelle case di riposo, non sono rappresentati in quella task force, e di inserire anche nella task force anche una rappresentanza dei medici. Questo per la parte, diciamo, urgente. Segnalando poi che tutta questa situazione di carenze esistenti, e sono gravi, ne abbiamo tante, che andremo via via a identificare, non so in che modo, perché non siamo un'associazione, quindi lo faremo rivolgendoci a voi, ai coordinamenti, ai coordinamenti nazionali o regionali che vedremo si costituiranno. Ultima cosa che volevo dire, poi chiudo perché sono già stato lungo, ma probabilmente il problema principale è il problema economico, della struttura economica di questa assistenza. E non vorrei che alcune regioni corressero avanti gelificando una situazione economica che è ben stata descritta anche da Gabanelli, la dottoressa Gabanelli, in un recente report, dove si vedono case RSA avere guadagni molto elevati, private, e RSA intermedie, diciamo IPAB da noi le chiamano, con qualche guadagno discreto però rispetto alle aziende private, e le aziende IPAB pubbliche invece in pari o in perdita. Quindi, signor Mazzi, era un data room sul Corriere della Sera, c'è ancora, se si vuole, l'intervento della Gabanelli, dico. E che secondo me è un problema importantissimo da tenere presente in tutte le azioni che potremmo fare con un coordinamento nazionale. Io non rappresento nessuno, sono solo un coordinatore di un gruppo WhatsApp. Grazie. Ok, grazie. Non ho qualcun altro che vuole intervenire? Io mi sono iscritto ma non sono riuscito evidentemente a comunicare. Ok, Achille. Vai. Io dunque, innanzitutto volevo, in relazione a quanto ha annunciato Muscolino, volevo esprimere la mia perplessità sulla decisione che mi pare stia prendendo corpo, stia prendendo piede relativamente alla manifestazione. Perplessità perché?
perché da quello che so, da quello che conosco, le manifestazioni, le valutazioni naturalmente saranno state fatte, naturalmente meritano tutta la considerazione, il rispetto che le valutazioni stesse hanno realizzato. Però mi pare, da quel poco che so, che le manifestazioni, diciamo, statiche, per così dire, dove non ci siano movimenti, non l'ultimo DPCM non le vieti, non le impedisca. E quindi da questo punto di vista potrebbe esserci la possibilità, fermo restando naturalmente l'opzione anche di una diciamo, divulgazione in remoto, come dicono oggi, dell'iniziativa, anche ferma restando quella possibilità, io credo che una manifestazione nell'ambito del quello che è consentito dal DPCM, una manifestazione statica possa essere realizzata. E io non perderei questa possibilità, questa occasione, se fosse stata, anche perché, come è stato riferito, non c'è stato un divieto della postura. Della... Ti interrompo, ma c'è una riunione alle 8:30 per discutere se... Sì. No, ma mi riferivo solo all'annuncio che è stato portato qui. Okay. Allora, poi la riunione deciderà. Ecco, da questo passo rapidamente alle case di volo. Io concordo molto con quello che tanti hanno detto, tanti interventi hanno trattato. In primo luogo, ponevo però un problema. Che ci sia la necessità di un confronto con l'autorità sanitaria, diciamo così, nel senso più ampio, dal Ministero della Salute ai assessorati, è fuori di dubbio, questo è giusto. Ma credo che, ecco, un punto su cui bisognerebbe sia quello della contrattazione, che naturalmente si era stato preso in considerazione, si era stato attuato e attuato, la contrattazione sociale territoriale con i sindaci. Perché, vedete, le case di riposo sono, da un punto di vista, diciamo, legislativo, ordinamentale, sono strutture, noi diciamo, affermiamo, anche se le interpretazioni che sono state date sono completamente diverse, noi affermiamo che sono strutture sanitarie, perché attengono alla salute, all'essere fisico, psicofisico degli ospiti, di coloro che liberati. No? E quindi, poiché il sindaco, noi abbiamo ripetuto, è il capo in testa, dovrebbe essere il capo in testa, per noi è il capo in testa della sanità, ecco, dovrebbe farsi carico di questo. E quindi va sviluppata, oltre che con l'autorità sanitaria, intesa ASL, eccetera, va sviluppata con i comuni. Da questo punto di vista il sindacato cerca di fare qualcosa, poco. Darsi risultati, i comuni sono in difficoltà, molti respingono questo approccio, ma un tentativo di questo, in questo senso, in questa direzione, credo potrebbe essere, sarà stato fatto, non lo metto in dubbio, ma insomma potrebbe essere intensificato, perché i sindaci si assumano in prima persona il problema, perché qual è la logica che dicono? La logica è che dunque, due sono gli argomenti che vengono usati. Primo, le case di riposo, le RSA, sono strutture in molti casi extraterritoriali rispetto al territorio del comune. Questo è un argomento, quindi non ci va. Oppure un sindaco, no? Che è, diciamo, sindaco del territorio cui insiste la casa di riposo. Quindi, comunque il sindaco genere poter fare, bisognerebbe. La seconda cosa è che sono strutture, e l'argomento è diventato
prevalentemente mi pare che anche dalla regione Lombardia, sono strutture che non sono di carattere sanitario in senso stretto, ma hanno una funzione diversa. Un altro argomento che a mio parere va rigettato, combattuto. La difficoltà maggiore, una delle difficoltà, oltre alla pandemia dei morti, su cui non mi soffermo, alla strage che c'è stata, ovvero con la prima ondata, che profila anche peggiore, e forse anche, come dice, anche in una terra. La difficoltà che c'è stata da parte dei comuni è stata che non avevano, ecco, i comuni, una struttura, un'organizzazione che potesse malati, non avevano addirittura il materiale sanitario necessario, i strumenti di difesa e di garanzia di coloro che recavano, che dovevano recarsi. In molti casi non hanno potuto recarsi a casa. E poi naturalmente, ma su questo è stato già detto Danza, la legislazione, i provvedimenti scellerati diventano simili. La scelleratezza, perché non si possono portare nelle case di riposo coloro che sono malati, vero, e depositarli lì, perché non ci sono altri, secondo loro, altri luoghi per lì, perché questo ha determinato il dilagare del allora questo naturalmente allora non deve verificarsi più quello che c'è stato, bisogna quindi anche da parte nostra, da parte di tutti, prendere tutte le misure, i comportamenti sufficienti e necessari per evitare che provvedimenti come quelli che ci sono stati avvengano ancora, siano fatti ancora nell'immediato, e poi bisogna sviluppare, ecco, questo tentativo, questo sforzo per un miglioramento. Naturalmente, quali sono le caratteristiche? Alcune cose sono state dette, e cioè, cosa sono intanto oggi queste? Sono delle aziende, sono delle imprese che fanno profitto, sì, sia che siano private soprattutto, ma sia che siano anche, diciamo, fondazioni non pubbliche, perché le fondazioni pubbliche sono quelle che hanno, è stato detto, i disavanzi, i buchi, i deficit. Allora, l'altra cosa che, e quindi questo è un problema naturalmente che va affrontato a mio parere. Naturalmente in prospettiva ci sono, non voglio farla lunga, in prospettiva ci sono ben altre questioni, ci sono housing, le case perfette, è vero, ma nel momento, qui e ora, bisogna affrontare, credo, di fronte al dilagare, all'innata che sta subendo il contagio, bisogna prendere dei movimenti, dei provvedimenti che blocchino pericolosi. Poi la prospettiva, anche la prospettiva non va dimenticata, perché la legge sulla non autosufficienza è da venire, possiamo parlare, ma lo stesso provvedimento di progetti come le case protette, le case di riposo, eccetera, eccetera, sono tutte cose che vanno. Bisogna però, credo, ridurre in questo momento le questioni alle questioni. Che sono appunto tanto rompere l'isolamento del sud, non ammettere, non permettere che gli anziani non possano, non siano contattati. Bisogna trovare il sistema per farlo, bisogna trovare il meccanismo che consente che un anziano ricoverato non possa essere visto, sentito dai propri familiari. Non è ammissibile, non è, è illegittimo, è incostituzionale che si possa impedire una di avere dei rapporti, la prima cosa. Seconda cosa, aumentare naturalmente l'intervento sanitario dei medici, degli infermieri. Ecco, fare tutto ciò che può essere fatto perché questo intervento sanitario, medici, infermieri,
avvenga nelle case, cosa che non è avvenuta in passato. E quindi che ci siano strumenti di protezione, che non si prendano decisioni come sono state, come sono state prese a Bergo Trigulzio, mi risulta, mi pare, è vero, nel periodo in cui si disse non mettete le mascherine perché queste spaventano i pazienti, spaventano i malati. E quindi, insomma, bisogna fare qualche cosa. Che le case di riposo siano a tutto titolo considerate, comprese all'interno di questa azione, questa iniziativa che noi cerchiamo di fare, impedire che avvengano le cose che sono avvenute l'altra volta, migliorare la situazione, guardando naturalmente sempre in prospettiva. Ovviamente, non è il problema delle RSA. Parere per esempio autorevole del mio, siano il punto, siano il risultato. Assolutamente no, il risultato è un altro. Poi naturalmente sorgono problemi enormi, grandissimi, come l'assistenza, come lo organizzi, chi lo organizza, come con quali sono in arrivo, diciamo, fior di miliardi. E questi fior di miliardi, se arrivano, devono essere destinati anche alle RSA. Finisco qui. Ecco, io direi che su queste cose bisogna concentrarsi. Io condivido tutto quello che hanno detto. I parenti, ecco, nelle contrattazioni, se ci sono, sia con le ATS, con le ASS, sia con i comuni, con i sindaci, se si instaura questo sistema, siano i parenti degli anziani che entrino dentro nelle delegazioni, nei comitati che trattano, sono le persone più abilitate, più qualificate a trattare i problemi in maniera concreta e conforme agli interessi del. Poi è espresso pareri molto duri in una situazione del caso di molti enti lo sanno e quindi io non mi dilungo. Ho finito. Ok, grazie Achille. Allora c'è Alberto Giorgi, poi se non ci sono altri direi che andiamo a chiudere perché... Fulvio? Sì, no. Poi anzi, sì. Una battuta volevo farla anch'io, Laura. Sì, sì, vabbè, siamo strettissimi anche perché sì, abbiamo un'altra riunione a seguire. Certo, ma proprio per andare avanti. Ok, Alberto Giorgi. Salve, allora concordo pienamente con quello che ha detto Achille adesso sul ruolo dei sindaci. I sindaci hanno un ruolo di garanzia e di trasparenza forte nei confronti della cittadinanza, anche per quanto succede nell'RSA, che sono un luogo chiuso. E quindi secondo me le associazioni dovrebbero fare un lavoro di pressione nei confronti dei sindaci. Nei confronti dei sindaci dovrebbe fare azione anche il sindacato. Io faccio parte dello SCUCGL. Il sindacato fa contrattazione sociosanitaria, molte volte burocratica fino adesso. È il momento di fare veramente contrattazione. Devo dire che in questo momento voci dicono che lo SPI nazionale intende mobilitarsi perché evidentemente la situazione sta diventando sempre più grave, in particolare per gli anziani. Quindi io consiglierei Medicina Democratica o questo gruppo di contattare lo SPI nazionale per vedere a che punto siamo e per sollecitare collaborazioni, iniziative, nonostante la situazione. Allora, noi stiamo vivendo adesso la seconda ondata, la gravità della quale è testimoniata nella partecipazione di oggi. Oggi prendiamo mano, tocchiamo con mano la gravità della situazione e questa gravità ci dice che i 35.000 morti praticamente di anziani nella prima ondata sono morti inutilmente in quanto non c'è stato un apprendimento sulla base di questa esperienza. Do due informazioni. Io lavoro anche, insomma, mi do da fare, sono un anziano anch'io. Mi do da fare oltre che nel sindacato anche
in un comitato locale di movimento. Allora abbiamo messo gli occhi su una RSA che si chiama La Guidara, gestita dalla Misericordia, e la situazione era grave, morte di 11 persone. La Misericordia, cioè, l'operazione di Beh, il figlio di Beppe lavora, penso. Pronto? Ci sei, Alberto, vai. Terzo, quindi Misericordia. La Misericordia in questi giorni sta vendendo la Villa Lagudaria a una multinazionale. Questa cosa non so se è diffusa in giro, comunque evidentemente testimonia o una difficoltà del terzo settore del volontariato a gestire l'RSA in una fase difficilissima e un interesse da parte delle multinazionali. Allora, a questo punto credo che la richiesta fondamentale deve essere quella in parte già fatta del mettere dentro l'RSA dentro il sistema sanitario nazionale. Però quando si dice sistema sanitario nazionale bisognerebbe dire anche pubblico, perché se non si dice si lascia aperte tante strade che sono quelle che sono state praticate in questi decenni. In questa Villa Lagudaria non c'era il direttore sanitario, probabilmente per questioni di economia. Sentite? Sì, ti sentiamo, Alberto. Ecco, credo che la richiesta del direttore sanitario in tutte le RSA, credo che sia una richiesta forte da fare subito, perché c'è una responsabilità, no, di gestione della salute dentro queste RSA. In più aggiungerei anche la questione delle dimensioni, nel senso che in Toscana le dimensioni dell'RSA, dei letti, diciamo così, è contenuta fino ad oggi, in particolare proprio perché c'è una presenza forte anche del terzo settore. Ma se si va verso le multinazionali, qui si comincia a parlare di centinaia di letti. E quindi credo che la gestione di un'organizzazione di questo tipo sia notevolmente disumana, poi alla fine, inevitabilmente, no? Ripensando un po' alle cose dette, per cui cominciare a definire la dimensione, no, buona per l'RSA, che renda possibile tutto quello di cui abbiamo parlato, credo che siano delle cose che noi dobbiamo fare. La vendita alle multinazionali è un paradosso, perché noi abbiamo vissuto 30 anni di privatizzazione e praticamente andiamo ancora verso le privatizzazioni. Sostanzialmente siamo in una situazione di invecchiamento della popolazione, no? C'è un over 65 per ogni sotto under 25. 30 anni fa erano 4 a 1, i giovani erano 4 volte gli anziani. E paradossalmente in questi 30 anni si è tagliato, cioè una società che invecchia, che richiede quindi più investimenti, in 30 anni abbiamo tagliato. Abbiamo fatto esattamente l'opposto di quello che dovevamo fare. Qualcuno parlava della prevenzione dell'RSA, ma la prevenzione non c'è da nessuna parte, non c'è solo l'RSA, non c'è sul territorio. Allora, quindi la questione del territorio, secondo me, è strettamente legata alla questione dell'RSA. Un po' noi l'abbiamo accennato, no? La medicina domiciliare, la medicina territoriale. Allora, secondo me, questo gruppo, insieme a quello della medicina territoriale, dovrebbe essere il perno centrale della proposta di legge d'iniziativa nazionale. Dovrebbe essere il nucleo su cui ragionare per collegare tutto il resto. Se non c'è la cura per tutta la vita, se non c'è la prevenzione per tutta la vita, non c'è nient'altro. Siccome il gruppo di lavoro sulla legge di iniziativa popolare mi sembra si sia orientato verso un documento intermedio, secondo me è il documento principe, no, su cui cominciare a lavorare, dovrebbe essere prodotto, secondo me, da questo gruppo dell'RSA, che già c'è questo lavoro, no, è già stato fatto in particolare, e da quello della medicina territoriale, che però è anche dentro il lavoro fatto del materiale che abbiamo prodotto come gruppo di lavoro RSA. Anzi, io solleciterei una riunione comune
fra il gruppo di lavoro dell'RSA e il gruppo di lavoro della medicina territoriale, perché producono il nucleo centrale di un'eventuale prossima futura auspicabile proposta di legge di iniziativa nazionale. L'altra informazione che volevo dare è che in Toscana, durante un direttivo regionale, più volte la segreteria ha detto che in Toscana sono state ripubblicizzate 12 RSA. Questo per dire che è possibile fare operazioni di questo genere, è possibile fare controlli sulla qualità interna alle RSA. Io ho chiesto alla mia segreteria di SPI di avere l'elenco di queste 12 motivazioni, no? Non sono riuscito ad averlo scritto, ma mi è stato fornito verbalmente. Credo che questa cosa sia interessante. È chiaro che quello che manca poi è il personale, no? Abbiamo chiuso medicina, abbiamo messo il numero chiuso a medicina da decenni. Adesso ci troviamo in una situazione in cui il personale e la professionalità di questo personale è carente, quindi il lavoro da fare è enorme, ovviamente è personale che si può assumere mediante concorso, perché il personale dovrebbe essere personale pubblico e stabile. E qui viene fuori la questione delle risorse, no? Allora, noi adesso riceveremo un po' di soldi dall'Europa, va bene, ma insomma va bene perché il debito adesso abbiamo il pareggio in bilancio e nessuno ne parla più, quelli che l'hanno messo non si guardano bene da parlarne. Credo che la questione delle risorse debba chiamare in causa la questione fiscale, cioè c'è una disuguaglianza profonda dal punto di vista finanziario e economico del nostro paese. E il nuovo sistema sanitario pubblico, secondo me, deve pagare chi i soldi ce l'ha. E lì, secondo me, vanno presi. E questo, secondo me, dobbiamo anche cominciare a dirlo, perché se no corriamo il rischio di ragionare sempre sulle questioni tecniche, diciamo così, e meno sulle questioni politiche. Mi sembra di aver detto tutto. Sì. Ok, grazie Alberto, condivido. Fulvio? No, forse Maria Grazia poi deve intervenire ancora. Ma Maria Grazia voleva dire una cosa veloce, la lasciamo in fondo. Esatto. No, perché anch'io volevo dire soltanto promuovere i quattro incontri internazionali, sì, certo, che mi sembra molto importante. Volevo ridare questo annuncio e dire due parole. Ok, allora vai tu Elisabeth con questo, perché vedo che sì, molti sì, sono andati via. Scusa Maria Grazia, poi ti lascio dire. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Bisogna chiudere il microfono. Scusate, non so se sentite, sono Valfre Claudio, non vorrei adesso essere invasivo. Sì, sentiamo. Volevo fare un intervento da prima, ma essendo un imbranato con la tecnologia posso aspettare se mi permettete di farlo, grazie. Sì, d'accordo. Allora un attimo che... Allora, Elisabeth, dai fai la comunicazione sul webinar. Sì, credo che Antonio l'avrà messo sulla chat. Nella chat, però volevo dire un po' che è stato organizzato considerando vari aspetti, perché la prima sessione diciamo che è più teorica, perché intervengono degli esperti in sociologia, in antropologia. Scusi signora, può dire esattamente un pochino meglio di cosa si tratta, perché alcuni qua non ne sanno nulla, brevemente, perché sennò non riusciamo a capire il messaggio. Sì, abbiamo partecipato a una proposta di quattro seminari, noi come campagna Dico 32 qui in Italia, insieme alla rete europea contro la privatizzazione e la commercializzazione della salute, a proporre questi seminari su la non autosufficienza e le RSA.
e quindi credo che Antonio metterà sulla chat il manifesto e il programma. Se guardate nella chat è stato rimesso anche adesso, ok? Scusa Elisabeth. Va bene Caterina, lo puoi vedere? Lo sto cercando, ma senz'altro, se l'avete messo lo trovo, grazie. Ok. Grazie molto. Quindi volevo dire che la prima sessione, che è giovedì prossimo il 12, è più teorica perché intervengono degli esperti in sociologia, in economia sanitaria, in antropologia, di paesi che vanno dall'Irlanda, la Francia, il Belgio e il Canada. La seconda sessione riguarda le condizioni di lavoro dentro le strutture per anziani e per persone con disabilità. E quindi intervengono più delle persone del campo, quindi infermieri, terapisti occupazionali, organizzazioni sindacali di paesi che sono la Germania, il Canada, il Belgio, la Bulgaria e basta. E la terza sessione, che è il 21 di questo mese, riprende il discorso anche che abbiamo fatto noi stasera sulla la vita degna e quindi sulle condizioni e le qualità delle cure. Interviene un nostro esperto anche italiano, Giampiero Griffo, insieme a una persona belga e un'altra canadese. E poi la quarta sessione è proprio un gruppo di discussione che sarà in italiano e lo animeremo Laura ed io. C'è la traduzione simultanea in italiano, quindi una grande opportunità, e bisogna iscriversi. A partire di stasera il click dove fare per l'iscrizione è valida e vi darà anche il ritorno che voi siete stati iscritti, per cui noi ve lo consigliamo vivamente. E se possibile di diffonderlo, visto che c'è ancora qualche giorno per poterlo divulgare. Allora, Fulvio, parli tu? No, io lascerei la parola a Valfre, visto che è un operatore di una RSA che credo che sia più importante di me in questo momento. Va bene, allora Valfre. Vi ringrazio innanzitutto, come non posso che ringraziare Fulvio, ma non volevo limitarlo. Il problema, mi sentite? Sì, 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 sentiamo bene. Il problema è che, come ho detto prima, sono un po' imbranato con la tecnologia. O comunque credo aver assimilato tutti i vostri interventi e vorrei, se mi riesce, come dire, darvi nota di quello che sto vivendo io. Io sono operatore della Sacra Famiglia Cesano Pescone. Al momento, al di là del fatto che sia in isolamento perché mi sono beccato sto virus, lì c'è una situazione disastrosa, se non pazzesca, perché ormai, come dire, è partito il contagio nel mio reparto e si è ormai esteso come paventavo in tutti gli altri reparti. Soltanto nel mio reparto, che è San Giuseppe, fate conto che su 70 pazienti ospiti 53 sono risultati subito positivi. Nel mio nucleo di lavoro, dello stesso reparto che è suddiviso in tre, praticamente sono rimasti 6 operatori scampati al lavoro in una situazione a dir poco allucinante per le condizioni di lavoro, ed è questo uno dei motivi per i quali vorrei, se mi riesce, sempre sottolineare il mio intervento. Al momento, per le cose già dette in premessa, ci sono al momento, e ho paura che non si fermi qui, ci sono già 5 deceduti. La situazione si è allargata in altri reparti come San Giovanni, San Riccardo, mi è giunta voce anche le San Luigi, operatori infettati e parecchi ospiti. Ma al di là di questi numeri, il rilievo che vorrei fare, anche agganciandomi a quella persona che è intervenuta, di cui ho perso il nome o un passaggio quantomeno dei suoi dati anagrafici, il punto è
questa persona giustamente sottolineava la scelleratezza di decreti, di norme. Qua mi viene in mente, ovviamente, come credo lo sappiate tutti, quella porcheria dell'8 marzo della Regione Lombardia che ha portato a infettare sostanzialmente. Ora, ad oggi, al di là della prima ondata, sono passati mesi e devo dire che la mia amministrazione, di questa, non so se chiamarla blasfema altro che sacra, se sostanzialmente è stata a guardare, ma credo che non sia la sola ad aver fatto purtroppo questa operazione. Io sono un rappresentante del COBA Lavoro Privato della Sacra Famiglia. Pur essendo, come dire, in isolamento, e anche qui avrei da dire su cos'è questo isolamento, perché questi lo propongono, tanto lo fanno gli altri e buttano via la chiave, non vi dicono, non voglio fermarmi qui, ma solo un accenno veloce sull'impossibilità che mi è sempre stata di contattare un medico sempre occupato e via dicendo. Alla fine è vero che quando sei in isolamento qualsiasi persona cerca di isolarsi in automatico quando sta male. Io ho vissuto purtroppo i sintomi, ora sono in ripresa, ma quando stai meglio l'isolamento incominci a sentirlo, perché paradossalmente un carcerato ha le sue ore d'aria, qua non ce li ha neanche. Quindi avrei da dire, ma credo le sappiate meglio di me queste cose, voglio tornare al punto centrale, alla sostanza. Già tempo fa, mesi fa, noi in maniera, diciamo, solitaria, isolati, proponemmo una commissione che intervenisse sulla direzione sanitaria condotta dalla Sacra Famiglia per far valere le tutele e la sicurezza che già nella prima ondata si erano messe in evidenza. Abbiamo fatto un comunicato in tal senso, abbiamo fatto due volantini che parlavano proprio di questa questione. Accennavamo col cavolo, sostenevamo fino in fondo la necessità magari di utilizzare, già in virtù di quella logica giusta che veniva fuori a partire dal Veneto con Crisanti, mi sembra, sì, sugli asintomatici, quindi la potenzialità che questi, in sostanza, a maggior ragione, chiedevamo che venisse fatta un'operazione quantomeno a campione per avere dei dati inascoltati. Sembravamo più che altro interessati, i nostri, insieme a purtroppo altri sindacalisti, a fare praticamente a imporsi quello che sono riusciti a fare, a fare le riunioni per sottoscrivere un altro contratto al ribasso di 38 ore, e lo hanno fatto, salvo poi durante la medesima forse qualcuno per scrupolo si è sollevato per proporre una commissione Covid che noi chiedevamo mesi prima. Questa commissione, oserei dire, che non ha alcuna incisività, è sembrata alla fine sostanzialmente, mettiamola così, inutile, fra virgolette. A oggi io ho sentito l'esigenza, e volevo farlo prima e mi sentivo in ritardo, di uscire con un volantino e con l'intento di coinvolgere tutte le forze sindacali, al di là delle diatribe, al di là di divisioni e quant'altro, perché ho ritenuto e ritenevo che soprattutto ogni cosa vi fosse la salute, cosa di cui non mi pento e di cui tuttora sono preoccupato, perché su questa adesione nei fatti hanno aderito, non vi dico anche tutti i passaggi stressanti nel raccogliere le osservazioni e quant'altro per fare un documento, un volantino che vi ho mandato attraverso Fulvio, credo, spero che sia arrivato, come forse vi ho mandato anche i precedenti. Allo stato attuale hanno diritto nei fatti l'altro COBA del pubblico impiego e la FIAS. Gli altri, forse furbescamente, lasciatemelo commentare, prima si sono fatti dare la bozza per poi probabilmente, riconoscendo la fondatezza del mio intervento, si sono fatti loro relativi volantini in nome di una responsabilità a cui io richiamavo rispetto all'emergenza che ci abbiamo in Sacra Famiglia. Poi alla fine mi sembrerebbe poter dire che hanno in realtà questo assurdo metodo di andare, come dire, singolarmente o divisi, lo trovo folle, perché penso che se prima non salvaguardi la salute non puoi far nulla. Ma butto via sta polemica, arrivo finalmente e concludo, spero, al nocciolo della questione. Il fulcro del nostro intervento, del nostro volantino, è stato quello di sostenere una cosa. Come si può, ecco, per tornare al collegamento con la persona che parlava di scelleratezza, la scelleratezza sta continuando, come si può fare, cioè applicare sostanzialmente l'utilizzo del tampone solo a sintomi, solo in presenza di sintomi? Questa è la cosa pazzesca, prima ancora dei decreti stessi, se siano applicati o meno correttamente, cosa che non è stata fatta perché i dispositivi sono precari, perché avrei da dire innumerevoli cose, nel volantino viene una traccia, se avete modo leggete, ma quando
sostengo questa cosa, dico è tanto più grave in strutture come la nostra, RSA, RSD, dove hai una presenza di anziani, persone fragili, con regresse e patologie. Vuol dire che tu, rifugiandoti nell'applicazione del decreto, di fatto hai decreti qualcos'altro, decreti la morte di queste persone. Questa è la cosa pazzesca che a me, scusate il tema, mi fa molto incazzare, perché non è possibile, non è possibile. Già nella prima ondata, la Sacra Famiglia, io le feci nota del fatto che questi si fossero rifugiati sulle i decreti della Lombardia, le normative. Allora bene, allora il paragone mi potrà sembrare forte. Io già allora, oltre a, ovviamente ve lo dico a voi così, mi ha ricordato in qualche modo che il paragone è forte, certo. Finita la Seconda Guerra Mondiale, i gerarchi nazisti cosa hanno detto, porca di quella miseria? Noi abbiamo obbedito agli ordini, questi hanno fatto la stessa cosa, sono con perfetti burocrati. Non è possibile, non è possibile, le persone che sono lì con ruoli precisi. Mi fermo, non so se sono stato chiaro, ma ribadirei l'ultima cosa. La mia preoccupazione al momento è che ci sono i miei colleghi in condizioni disastrose, in condizioni disumane. I pochi riposi che hanno, e che io stesso, guardate, io sono, ripeto, incazzato, vorrei essere lì, è una situazione pazzesca, e vorrei fare un collegamento proprio in merito alle cure necessarie da dare ai pazienti. Il collegamento lo faccio proprio con i comitati parenti o le varie persone che giustamente hanno rilevato una serie di cose. L'operatore, se si ammala lui, voglio dire, capite cosa voglio dirvi? Lì sono state messe le persone, tiro fiato, mi sentite? Sì, 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 lo dica, sono state messe le persone, lo dica con calma. Scusate, mi sto facendo prendere, ma sono, uso un sinonimo, indignato di dir poco. Non si può mettere le persone, come vi ho già detto prima, sotto un decreto idiota, criminale, cioè aspettiamo che arrivino i sintomi e facciamo ok. Non si può nemmeno pensare di tenere ancora per la seconda volta operatori massacrati, letteralmente massacrati in condizioni disumane, non si riposa, non fa le ferie, magari farsi in quelle tute pazzesche dove esci fradicio di sudore, farti i tuoi bisogni lì, ma per dirvi, non aver avuto io voglio dire, la prima ondata è una roba, ma la seconda, il tempo, organizzare una struttura che ospitasse solo i malati Covid invece di mischiarli, di fatto hanno mischiato i Covid e capite? O sostenere ancora operatori, quegli scampati, poveretti. Scusi, signor Valfri, una parola. Ha parlato sempre molto degli operatori. Mi dice brevissimamente come stanno gli anziani? Cioè, sono ridotti molto male? Certo, ma io le potrei dire che è tanto più vera sta cosa, è tanto più, e mi perdoni se... Ma ci mancherebbe, noi abbiamo dei rapporti con questi pazienti familiari, non è quando andiamo lì ad assisterli nelle loro, in una condizione data, comunque abbiamo intrecciato dei rapporti con queste persone, vederti morire, cioè... No, mi scusi, no, era per dire, riescono comunque a essere nutriti, vengono lavati, vengono dissetati... Ma certamente no. Ma certamente continuano, cioè riescono ad avere il minimo indispensabile? Sì, ma tenga presente che con l'organico di prima, secondo me già insufficiente, avevano le per darvi un quadro, poi qualcuno potrebbe dire, vabbè, è la tua interpretazione, avevano diciamo le cure base, altro che qualità, la qualità di Sacra Famiglia è saltata, io sono per la necessità che questa qualità si manifesti attraverso proprio le soddisfazioni dei bisogni base. Ripeto, una persona prima, voglio fare, non si può strappar via dalle mille cose che gli hanno assegnato per andare sempre al ribasso, per andare al risparmio, strappar via da queste per cercare di avere quel rapporto benedetto, sacrosanto, che è basilare della cura con le persone. Queste sono persone. Figuratevi adesso, in una situazione di questo tipo che è saltata a tutti i livelli, dove fare un esempio concreto, se io ho previsto al mattino un turno di quattro persone, adesso ne hanno due, e due a pomeriggio,
Ora è chiaro che fanno il possibile, ma io rifiuto la logica dell'eroismo, e tanto più il fatto che il dovere, una persona minimamente umana, se è restata tale, è normale che senta il bisogno di dedicarsi alle persone in questo modo. Poi lo so da me che ci possono essere scalzacani, che non ho assunto io, poi lo so da me che ci possono essere, il punto centrale è questo. Dicevo solo che se c'è manca il personale e ci sono delle carenze accuditive per cui si mettono in condizioni di molto molto gravi i degenti, si può fare anche un esposto subito alla procura, qualcuno lo dovrebbe fare, cioè se i familiari fossero informati. Ma si guardate, può cominciare da subito. Guardate che certamente questa cosa poi è doverosa, però come sapete meglio di me, per preparare una denuncia devi avere dei dati acquisiti e certi, perché sennò te la potrebbero anche invalidare in qualche modo. Ora io vi dico, anche il comitato parenti, ma comunque c'è all'interno il comitato parenti, personalmente mia esperienza, che non l'ho sentito poi parlerò con questo presidente, per carità, sappiate, ovvero vorrei ricordarvi che sono anche, vivono in potenza, che sono isolato in casa, ma intendo dire, alla domanda rispondo, mi sottraggo, certo avranno e hanno le cure minimali, ma quello che è drammatico è che se mi saltano la cosa è strettamente collegata, come se io devo guardare una persona, devo assisterla, non posso dimenticarmi che è la stessa persona che è l'operatore, se è messo in quella condizione gli è impossibilitato a farlo. Non so se sono chiaro. No, chiarissimo, anche perché poi appunto, come detto all'inizio, gli ospiti sono tutti, almeno una grandissima percentuale, con la positività. Gli operatori sono coinvolti e per forza di cose devono essere assenti dal lavoro, per cui la situazione precipita, questo, no? E questo lo sapevamo, perché appunto è precipitata nella prima ondata, non doveva precipitare adesso, doveva essere organizzata appunto con un sistema, certo, di tamponi, predisponendo anche dei posti letto per questi un organico pronto a intervento e soccorre, assumi magari anche in modo che a me non piace, che ne so, per il tempo necessario, e invece niente. Qui è come se fossimo rimasti a guardare e soprattutto ad avanzarti sempre con discorsi ancora più gravosi, che fa solitamente la Sacra Famiglia. Cos'è che dice nel suo postulato, nella sua missione? Noi siamo qui per proteggere la fragilità. Ebbene, io mi domando se questa non sia una vera e propria ipocrisia, se non una porcheria. La fragilità non si realizza a parole, si deve realizzare nei fatti. E nei fatti, visto anche il tempo trascorso, porca di quella miseria, sono questi, non hanno organizzato un organico, non hanno organizzato una struttura che ospitasse i malati Covid. E aggiungiamo poi tutto il resto, ma mi fermo. In ultimo, guardate quale anche preoccupazione potrebbero avere, e come hanno anzi, gli operatori, che hanno la paranoia di portarsi a casa il virus con i loro cari. Quindi diventa un concatenamento pazzesco, diventa una roba... Pronto. Sì, sì, certo. No. E poi comunque noi sappiamo anche che abbiamo fatto dei tentativi per coinvolgere degli operatori, ma gli operatori hanno paura, come dicevo anche all'inizio, vivono, la maggior parte di questi vive delle condizioni precarie di lavoro, per cui sono ricattabili. Certo, bravissimo. Ma non solo, sì, guardate. Sì, signora Valsecchi, però è anche vero che ci sono state delle persone, tante persone sono state lasciate senza bere, senza mangiare, nelle urine, nelle feci per ore. Una signora che io ho visto, di cui ho visto le foto, aveva un buco nella schiena di 4 centimetri di profondità. Ci vorrà un anno per rimediare a quel buco. Ma guardi, io non sono qua per... non vorrei essere stato frainteso. Guardi, io... evidentemente ho paura di sì, io sono d'accordo con lei, ma non devo... No, per carità, no, volevo solo dirlo, perché in questo caso c'è l'abbandono di incapace, però bisognerebbe evidenziarle queste cose, non possiamo lasciare la gente morire di fame e di sete, no? Certo, ma infatti... Ma non solo... Lasciarli... persone dipende da una buona... Sì, ma adesso occorre arrivare ad una conclusione...
Sì, sono d'accordo Fulvio, anche perché dobbiamo chiudere. Allora, volevo solo dirvi che alla fine è vero anche chi ha detto, e l'ho vissuto io quando ero lì, che gli ospiti erano in sofferenza, non potendo vedere i loro cari. Era davvero una continua richiesta, non capivano, vedevano noi magari con la Va bene. Una cosa che... Allora, Balfrey finito? Sì, no, mi fermo, basta, avete ragione. Ok, no, grazie per l'intervento, sarebbe opportuno ripeterlo anche sabato. Un attimo solo, può parlare Desiree, un attimo solo. Sì, adesso do la parola anche a Desiree, cioè, stiamo concludendo un attimo con Balfrey. Comunque appunto rimaniamo in contatto e vediamo di riprendere anche questo discorso con gli operatori. Io vorrei chiedere a Maria Grazia se voleva dire anche la cosa che voleva dire prima, ma velocissimamente. Maria Grazia? Non mi sente. Scusate, sì, ti ho sentito. No, ti ho scritto che rinuncio visto l'ora. Okay, però chiedo a quelli che avevano interventi scritti per favore di mandarmeli. Sono stati messi tutti nella chat, tutto quello che è stato. Sì, ok. E comunque c'è il sito della Fondazione dove ci sono le iniziative fatte del Comitato Vittime RSA, per cui è una risposta anche a diversi interventi. Okay, e l'inquadramento delle leggi, perché quello è il punto fondamentale per poter portare dentro il servizio sanitario persone che sono gravemente malate. Va bene, grazie. Poi Desiree, velocissimamente. Allora, io volevo dire che sono partecipo con il gruppo di Caterina, stiamo portando avanti delle iniziative. Nello specifico sono figlia di una familiare di una persona affetta da Alzheimer, ricoverata presso una ASP. A giugno ho fatto richiesta al giudice tutelare, no, qui per portare un po' il discorso dei giudici tutelari, io sono amministratore di sostegno. Al giudice tutelare di dimissioni urgenti di mia madre per riportarla a casa in un ambiente più piccolo con la sua famiglia e con il mio supporto, sono infermiera volontaria della Croce Rossa. Dopo 4 mesi e mezzo il giudice tutelare mi ha negato le dimissioni, questo è successo il 24 di ottobre, quando già l'epidemia stava ripartendo, era già ripartita alla grande, dicendo che la struttura era l'ambiente ideale per fronteggiare questa emergenza rispetto a una privata abitazione dove c'erano persone che entravano e uscivano, mentre lì c'erano accessi controllati. 3 giorni dopo si è sviluppato un focolaio all'interno. Quindi io sono tornata di nuovo a fare istanza per dimissioni urgenti perché temo per la salute di mia mamma, invocando lo stato di necessità. Abbiamo fatto un ulteriore sollecito, ad oggi il giudice non risponde. Ho scritto agli assistenti sociali territoriali, ho scritto al sindaco, ho scritto alla direzione sanitaria della struttura chiedendo chi fosse, chi si potesse sostituire con poteri straordinari per autorizzare le dimissioni di mia mamma. Ad oggi c'è il totale silenzio, tutti mi dicono che di fronte a un provvedimento del giudice non si può fare niente, il giudice non risponde e mia mamma è a rischio di vita. Quindi qui io in questo momento ho mia mamma che è stata sequestrata dallo Stato. Questo per dire che poi i giudici tutelari, quando si dice l'amministrazione di sostegno, io sono amministratore di sostegno, non sto riuscendo a portare a casa mia mamma. Mia mamma è dentro a un focolaio Covid, fortunatamente è negativa, finché è negativa può uscire, se si positivi non me la fanno più uscire. Questa è la situazione che io sto vivendo, la volevo segnalare proprio perché chi dice che è opportuno avere degli amministratori di sostegno, io veramente sto cominciando a temere, diciamo, degli interventi di questo. Non lo ci vedono. No. Ok, grazie. Sentite, scusate, però dobbiamo chiudere questa riunione che è stata interessantissima e ricca di spunti e di contenuti. Adesso cerchiamo di rimettere insieme un po' tutto quanto è uscito, sia... come abbiamo detto all'inizio, ci sono 2 livelli, uno immediato al quale dovremmo riuscire insieme ad individuare quali risposte possiamo dare, e sia ad uno più complesso, che è quello di elaborare una proposta di legge, un documento insieme. Per cui prendiamoci un attimo di tempo, rimettiamo insieme tutto quello che è venuto fuori e poi ci aggiorniamo ad un altro incontro dove vediamo di stabilire come andare avanti insieme e quali iniziative portiamo avanti.
Avete quindi d'accordo? Tutti gli indirizzi nella mailing list, sì, quindi adesso sì, c'è sì. Ci siamo anche noi, però, perché noi l'abbiamo saputo. Grazie. Ci siete tutti e quindi vi ricontattiamo sicuramente tutti quanti. Grazie davvero per la partecipazione e a risentirci presto. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie, buona serata. Buonasera. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Grazie. A sentirci.